Buonasera a tutti, sono le 21:10 minuti primi, partiamo col Consiglio Comunale, con le presenze. Piero Cecchini, Paolo Rossomanno assente giustificato, Luca Ercolessi assente giustificato, Gastone Benelli presente, Emilio Filippini assente giustificato, Laura Sabatini assente giustificato, Giovanna Piccioni, Alberto Cavoli, Severino Galli, Tiziano Tonti, Enrico Del Prete, Pierangelo Del Corso, Fabio Lorenzi, Simone Gaudenzi, Maurizio Cecchini, Marco Cecchini, Filippo Casanti, Giuseppe Lattanzio. Dichiaro la seduta del Consiglio aperta. Il primo ordine del giorno, integrazione e interpellanze. Interrogazioni e interpellanze. Sì, grazie Presidente. Interpellanza che avrei dovuto presentare al Consiglio che si è tenuto due lunedì fa, purtroppo per motivi di assoluto non ho potuto essere presente, però essendo stata protocollata l'assessore presumo l'abbia già vista, letta. Per darne conoscenza al resto dei consiglieri me la leggo. L'interpellanza riguarda l'area di realizzazione della sede dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Premesso che nel programma del Centro-Sinistra Unito di Cattolica, attraverso il quale l'attuale amministrazione aveva vinto le elezioni amministrative e di cui faceva parte anche la coalizione Arcobaleno Sinistra e Libertà, era inserito la realizzazione di un polo del soccorso individuato nella zona artigianale di Cattolica, per la cui costruzione il Comune metteva a disposizione gratuitamente il terreno e più precisamente a pagina 10 del citato programma al punto 1.2.3 si legge: all'interno dell'area Cattolica ha messo a disposizione una zona per la costruzione di un polo della sicurezza. Si ritiene prioritaria in questa operazione la costruzione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco, a cui poi unire la parte riguardante la Croce Rossa e valutare ciò che riguarda la Protezione Civile. Considerate le innumerevoli vicissitudini che tale progetto ha subito nel corso di questo mandato elettorale, considerato una precedente interpellanza del sottoscritto in merito, in cui si chiedeva all'amministrazione di procedere in concertazione con tutti i soggetti deputati, Regione, Provincia, Corpo dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa, a superare eventuali ostacoli sia di natura economica, ridimensionando, ove possibile, sia di natura progettuale, pur di avere a sintesi, di arrivare a sintesi anche con l'intervento di nuovi interlocutori istituzionali. Visti alcuni articoli apparsi sulla stampa in merito al cosiddetto polo della sicurezza, in cui emerge, attraverso un'interrogazione effettuata in regione del consigliere Alleva, che tale progetto è di nuovo fermo al palo per ritirarsi dal tavolo di concertazione di un soggetto che aveva in un primo momento aderito con disponibilità strutturali, si chiede il nome del soggetto che si è ritirato e le motivazioni che lo stesso ha dato, l'attuale situazione del progetto e come intende muoversi l'amministrazione comunale. È richiesta risposta scritta e grazie. Grazie, la parola a Leo Cibelli. Dunque, l'interpellanza è stata presentata al protocollo 25.8, dopo il consigliere per vari problemi non ha potuto leggerla in consiglio, però noi ci possiamo portare avanti quei lavori, quindi ho predisposto una risposta. Premesso che, per fare questo inciso, è interesse di questa amministrazione portare avanti questo progetto, perché io personalmente, come assessore con la delega alla Protezione Civile, lo ritengo un progetto fondamentale, visto alla luce anche di quello che succede, no? Che abbiamo visto in TV, tutte le cose che abbiamo visto, ritengo che sia fondamentale avere questo polo della Protezione Civile. Purtroppo ci scontriamo a volte con la burocrazia, con tutta una serie di problemi, anche economici soprattutto. Però, diciamo, questa amministrazione sta lavorando per arrivare allo scopo. Leggo la risposta all'interpellanza. Oggetto interpellanza del 25 agosto 2015, protocollo, lasciamo perdere tutti i numeri, risposta. Con riferimento all'interpellanza di cui è l'oggetto, relativa area di realizzazione sede Vigili del Fuoco e Protezione Civile, si comunica quanto segue.
con nota del 16/4/2014, protocollo di numeri, relativa all'interpellanza numero 3 del 25/3/2014, si ritiene di aver già esaustivamente risposto a quanto da lei richiesto, con particolare riguardo alla prima parte dell'attuale interpellanza, la ripetizione della precedente. Per quanto riguarda la seconda parte della stessa, di cui l'oggetto, riportiamo qui di seguito i fatti. Da anni il Comune di Cattolica aveva messo a disposizione un'area per la costruzione di un polo della sicurezza. Fu ritenuta prioritaria in questa operazione la costruzione di una nuova caserma di Vigili del Fuoco, a cui poi unire la parte riguardante la Croce Rossa e la Protezione Civile. Il raggiungimento di tale obiettivo necessitava di un cospicuo intervento di natura finanziaria, che presupponeva il coinvolgimento del Ministero degli Interni, per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, della provincia, della regione Emilia-Romagna, Agenzia regionale della Protezione Civile e Croce Rossa italiana. Il progetto originario non trovava attuazione principalmente per l'impossibilità di reperimento delle necessarie risorse finanziarie da parte degli organi preposti. Sappiamo tutti il momento che stiamo vivendo, quindi c'è stato un restringimento delle risorse. Questa amministrazione, sin dall'inizio del suo insediamento, si è prodigata per addivenire una soluzione cercando una proposta alternativa che fosse utile e migliorativa rispetto a quella precedente e che interessasse tutto il territorio dell'ambito Rimini Sud. In data 20 ottobre 2014, nell'assemblea straordinaria della SIS, dei soci SIS, il presidente Cinci informava i comuni. Non si sente? Mi sentite? Così? Ah, ok. Per riuscire a leggere così vicino. In data 20 ottobre 2014, l'assemblea ordinaria dei soci SIS, il presidente Cinci informava i comuni soci che i locali di proprietà della SIS Romagna Acque, situati presso la diga del Conca, non sarebbero stati più utilizzati e quindi liberi a disposizione per un altro eventuale uso da parte dei comuni soci. Durante la seduta, il sindaco di Cattolica ricordava ai comuni soci che da diversi anni era fermo il progetto per la creazione dell'unità di assistenza congiunta Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa del nostro territorio. Informava altresì che il comune di Cattolica aveva da tempo messo a disposizione un terreno, ma che la mancanza di disponibilità finanziaria da parte dei ministeri competenti della regione, non siete? Acceso. È proprio il microfono. Durante questa seduta il sindaco di Cattolica ricordava ai comuni soci che da diversi anni era fermo il progetto della creazione dell'unità di assistenza congiunta di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa per il nostro territorio. Informava altresì che il comune di Cattolica aveva da tempo messo a disposizione un terreno, ma che la mancanza di disponibilità finanziaria da parte dei ministeri competenti della regione aveva tutto bloccato il proseguo di tale realizzazione. Stante così la situazione, il sindaco di Cattolica invitava i sindaci soci a considerare positivamente l'utilizzo di tali strumenti, strutture già presenti sul nostro territorio, per la realizzazione. Questa funziona? Sì. Più o meno. Allora, stante la situazione, il sindaco di Cattolica invitava i sindaci soci a considerare positivamente l'utilizzo di tali strutture già presenti nel nostro territorio per la realizzazione di questo importante progetto a servizio della comunità e di organizzare un incontro con la Romagna Acque, altro proprietario degli immobili, per approfondire la fattibilità del progetto. L'assemblea approvava e si procedeva alla convocazione di un incontro che si è tenuto a San Giovanni Marignano il 25/11/2014. A tale incontro erano presenti Romagna Acqua, Società delle Fonti, Bernabé Tonino presidente, Martelli Marco responsabile tecnico, Giorgi Greggi Stefania responsabile attività istituzionali, Lungherini Piero responsabile promozione ed educazione ambientale, SIS Cenci Gianfranco presidente, Cicchetti Guido responsabile tecnico, Pettinari Emanuele dipendente, Comune di Riccione Tosi Renata sindaco, Comune di Cattolica, Cecchini Piero sindaco, Signorini Fabrizio assessore. Comune di Misano, Giannini Stefano sindaco, Gerini Alberto responsabile del settore tecnico ambiente, Comune di San Giovanni Marignano, Morelli
Daniele, sindaco, comune di Gabizia, Risotti, Cristian, vice sindaco, comune di Mondaino, Calesini, Jessica, vice sindaco. Pintusa Mauro, consigliere, comune di Morciano, di Romagna, Tagliaferri Ivan, assessore, comune di Montefiore, Vaselli Vito, vice sindaco, comune di Gemmano, Santi Riffiero, sindaco. Quindi. In tale seduta il sindaco di Cattolica gustava la proposta di utilizzo dei locali presso l'invaso del Conca per la creazione di una sede congiunta territoriale di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Croce Rossa. Informava i presenti che si era già proceduto ad un primo sopralluogo con il comandante provinciale di Vigili del Fuoco. Da questo sopralluogo si era potuto rilevare che le strutture esistenti avevano caratteristiche necessarie per accogliere sia gli uffici che i mezzi di soccorso. Si portava poi a conoscenza dei partecipanti di un primo incontro con il prefetto, i rappresentanti della Protezione Civile della Regione, dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa, i quali avevano espresso apprezzamento per la proposta avanzata, assicurando il loro appoggio per la realizzazione del progetto nel caso che le proprietà Sisse e Romagna Acqua avessero dato il proprio consenso. L'incontro trovava concordi tutti i presenti sulla volontà di procedere, dando mandato a SIS di fornire ai Vigili del Fuoco la documentazione relativa ai locali e all'area di pertinenza necessaria per l'istruttoria, la conseguente valutazione nonché organizzazione di incontri col prefetto e con tutti gli enti interessati. Da quel momento si sono succeduti diversi incontri con il prefetto e con tutti i soggetti interessati parallelamente e incontri tecnici con SIS, Romagna Acqua, Vigili del Fuoco e Protezione Civile per analizzare al meglio la distribuzione degli spazi di pertinenza e gli interventi tecnico-strutturali da apportare. Permetto che ero presente anch'io, poi non sono citato però insomma. Il prefetto, dottor Palomba, si è reso disponibile ad essere coordinatore capofila dell'intera operazione ed interessare assieme al comandante provinciale dei Vigili del Fuoco il Ministero degli Interni per reperire le risorse necessarie ai lavori di adeguamento per la struttura riguardanti i Vigili del Fuoco. Altrettanto hanno fatto gli altri enti e gli altri soggetti interessati, Protezione Civile e Croce Rossa, per quanto riguarda gli interventi relativi ai locali e alle aree di loro pertinenza. Per definire il tutto in modo dettagliato sono già avvenuti incontri tra tecnici delle rispettive parti in causa. L'allora prefetto di Rimini, dottor Claudio Palomba, in qualità di coordinatore capofila dell'intero procedimento, dopo vari incontri aveva approntato un documento avente come titolo intesa preliminare per l'insediamento di un centro integrato di soccorso all'interno del complesso immobiliare presso l'invaso del fiume Conca, diga del Conca. Tale documento di intesa prevedeva la sottoscrizione da parte di prefetto della provincia di Rimini, regione Emilia-Romagna, comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, amministrazione provinciale di Rimini, unione dei comuni della Val Conca, comune di San Giovanni Marignano, comune di Cattolica, comune di Riccione, comune di Misano Adriatico, Croce Rossa Italiana, SIS, Romagna Acque, società delle fonti SPA. Il prefetto Claudio Palomba, avendo programmato per il giorno 25/6/2015 l'incontro per la sottoscrizione del documento d'intesa pochi giorni prima del suo trasferimento a Lecce, anche se per tale circostanza non è stato materialmente possibile effettuare la sottoscrizione, perché alcuni firmatari, in particolare Romagna Acque, dovevano definire meglio alcuni aspetti tecnico-procedurali. Si ribadisce che a oggi non risulta esserci alcun soggetto interessato che si sia ritirato dal tavolo di concertazione, che resta operativo nel suo insieme. Allo stato attuale sarà la nostra premura sollecitare il nuovo prefetto di Rimini, dottoressa Giuseppa Strano, a proseguire il percorso iniziato in qualità di coordinatore, affinando gli ultimi aspetti tecnico-amministrativi per la sottoscrizione dell'intesa, che darà il via al lavoro di realizzazione del polo della sicurezza. In tal senso il prefetto ha già manifestato l'intenzione di proseguire nel percorso già tracciato dal suo predecessore. A disposizione per eventuali chiarimenti, cioè ulteriori approfondimenti, in merito si porgono cordiali saluti. È stata un po' dura con i microfoni, però insomma. La parola a Enrico Del Prete.
Sì, grazie Presidente. No, io volevo ringraziare l'assessore per la celerità della risposta, perché è stata molto rapida e veloce. Non ce l'ho sotto mano e quindi ho dovuto tentare, sì, poi magari dopo se me la dà, tentare di seguirla e l'ho seguita, però chiaramente avendocela sotto mano riuscirei a comprendere meglio la risposta. Mi sembra di aver capito che comunque la cosa prosegue, che la cosa va avanti e che c'è allora a questo punto anche un'infondatezza di notizie che sono giunte a noi riguardo il ritiro di qualche soggetto membro di tutto questo movimento che si è creato per arrivare alla realizzazione del polo della sicurezza. Invito di nuovo il sindaco e l'assessore a farsi carico di questa situazione per raggiungerla nel più breve tempo possibile. Grazie. La parola al sindaco Piero Cecchini. Volevo significare che su questo campo, già dal nostro insediamento, ci eravamo subito mossi. Se voi vi ricordate, noi abbiamo un edificio di proprietà comunale attualmente usato dai Vigili del Fuoco, in comodato gratuito. In più vi è un'area, un terreno, e questo da anni, ancora prima che arrivassimo noi, e veniva riportato periodicamente nelle amministrazioni. Qual era il punto? Quando noi ci siamo interessati subito, abbiamo chiamato il comando dei Vigili del Fuoco, eccetera, per capire, ci fu spiegato che l'Italia era in crisi e i soldi, i ministeri. Inizialmente vi era un progetto che mi pare fosse di 2,5 milioni di euro previsto. Loro poi dopo l'avevano ridimensionato, parlo sempre di Vigili del Fuoco, quindi facendo una cosa più piccolina, da 1,5 milioni, ma lì dove il 1,5 milioni era il Ministero, perché poi c'era Croce Rossa, e la Protezione Civile ridimensionandolo ci stava poco e niente, ma avevano a loro volta detto che, sì, noi in Regione, l'assessore regionale ha detto scordatevi, la Regione soldi per questo non ne ha. Di questa entità. E d'altro canto aveva la stessa cosa, ci dicevano sia il prefetto che il comandante dei Vigili, dice soldi di questa entità non ce ne sono. Ecco che quindi durante l'incontro, come è nella relazione, durante l'incontro a San Giovanni, quelli periodici che facciamo tra i comuni soci dell'Assis, veniamo a sapere che tutta quell'area dove vi era l'aereo una volta, lì a bordo del lago, quindi tutti quest'area era disponibile perché Romagnacque aveva solo un guardiano giusto per vedere le pompe. SIS non la uso più, era, non c'è più, Romagnacque aveva trasferito tutto il personale alla sede a Rimini e lì non sarebbe più tornata, e quindi ci venne immediatamente logico fare un discorso di questo genere. Siccome i Vigili del Fuoco, Protezione Civile, è un qualche cosa che riguarda tutto il territorio dell'ambito nostro, d'Ariccione, Misano, Cattolica, Vigili del Fuoco e Croce Rossa, e quella è una cittadella, in realtà, tutti l'insieme di quegli edifici diventa un qualche cosa di strutturale che può servire veramente un territorio in modo serio. E quindi abbiamo immediatamente avanzato questa idea, previo aver fatto un sopralluogo, aver prima interpellato il comandante dei Vigili del Fuoco, perché se fosse stato qualche cosa di non fattibile, quindi eravamo andati a fare dei sopralluoghi informali, visto che vi era un edificio che andava bene per i mezzi, per le autobotti, i mezzi di soccorso, c'era una parte degli uffici, visto tutta la ripartizione, a quel punto si è continuato, si è deciso
chiesi un incontro col prefetto, prospettammo l'idea, perché un'operazione di questo genere, perché vi ricordate, Cattolica era comune capofila prima, perché aveva l'edificio e il terreno. Quindi in pratica, mentre invece un'operazione di questo genere, che è di una portata veramente importante, perché veramente si fa una protezione civile dove ci sarà formazione del volontariato, perché ci sono gli spazi, educazione dei giovani, eccetera, eccetera. E quindi era un qualche cosa dove tutti sono rimasti, e dopo li abbiamo portati, li abbiamo fatto, ovviamente, diciamo indirettamente, noi come città di Cattolica, giustamente ci liberiamo il terreno, ci liberiamo l'edificio, anche perché non sono consoni, quel piccolo edificio adesso non è una caserma dei Vigili del Fuoco di un territorio. E quindi questo progetto ha cominciato a prendere forma, quindi abbiamo fatto delle riunioni, abbiamo fatto incontri con Romagnacque, che è la proprietaria degli edifici. E qual è il punto? Si era arrivati fino al punto dove il capofila, diciamo il coordinatore e il prefetto di tutto questo, di tutta questa operazione, che andò a Roma assieme al comandante dei vigili, una volta che avevamo confessionato tutto, e in virtù di una legge, vi è una legge particolare che proprio si calza esattamente a questa soluzione che avevamo proposto noi. E quindi che, da cui poteva attingere qualche centinaia di migliaia di euro per farsi approvare questa cosa. E difatti gli avevano dato, diciamo, l'assenso informale, però occorreva ricevere dal ministero, occorre ricevere un protocollo di intenti sottoscritto da tutti affinché poi dopo attivasse le procedure per poter finanziare i Vigili del Fuoco, perché quello è il grosso della cosa. Sono stati fatti diversi incontri, quindi sono stati messi assieme le parti tecniche, perché gli uomini di Romagnacque, perché loro un uomo devono fare di sopralluoghi, comunque le pompe di Romagnacque restano là dove c'è la diga, quindi dove il passaggio, cioè tutte le norme di sicurezza per non accavallarsi un ente con l'altro. Ecco, sono questi i dettagli. Ora è arrivato all'improvviso, ritornato da Roma, era arrivato al prefetto il trasferimento. Quindi in pochi giorni cercò di arrivare per velocizzare, e io ritengo anche giustamente, anche per mettere la sua firma, dato che si era prodigato anche lui tanto e tanto aveva fatto, solo che tra tutti gli enti, cioè noi, io ho fatto una delibera di giunta veloce, riunita la giunta, perché ogni ente doveva avere il firmatario, l'autorizzazione ad andare a firmare quantomeno il primo protocollo, che prevedeva entro il 31 ottobre poi che le parti tecniche definissero tutta un'altra serie di dettagli di natura tecnico-economica, insomma, anche di piccola entità, ma sono tutti enti pubblici. E purtroppo il problema, diciamo, l'ente Romagnacque, che è un ente più complesso, mentre SIS sono tutti comuni del territorio nostro, proprietari di una parte di immobili, SIS rientra in un meccanismo dove ci sono tanti altri comuni, dove c'è un CDA, eccetera, eccetera, e non c'è stato il tempo tecnico dall'amministratore, del presidente, di avere fino a mezzogiorno del giorno prima che partisse il prefetto. Io sono stato 3 giorni a chiamare, a fare tutte, di incrociare per vedere se riuscivamo a farla, ma non è stato possibile per ragioni, diciamo, tecnico-procedurali. Da parte, anche qualche altro si era trovato in difficoltà, anche un paio di comuni, disse ma io non riesco a fare in tempo, perché roba di 2 o 3 giorni, poi il prefetto ha dovuto andare via, quindi abbiamo dovuto aspettare il prossimo arrivo della dottoressa Strano, che ha preso seduta, io l'ho vista ieri,
e mi ha detto, dice il sindaco, dice sì sì, sono, adesso riprendiamo tutto quanto, per cui giustamente, come diceva il consigliere del prete, è falsa e pretestuosa questa notizia. Difatti io non capisco, non so neanche chi sia questo consigliere regionale che ha fatto un'interpellanza in regione senza chiedere niente a me, perché cioè, come si è capito? Qui ci sono molta gente che fa tante cose senza sapere niente, forse per visibilità o cose di questo genere, non ho idea. Ma i diretti interessati era, se voleva sapere come stavano le cose, il prefetto, il sindaco di Cattolica o qualche altro. Tutto qui. Comunque la cosa procede. Però ci sono i tempi, e i più interessati sono loro, Vigili del Fuoco spingono loro e noi spingiamo come loro. E quando questa cosa si realizzerà, per me, ecco, qui non c'entra niente quello che vi dico adesso, ma però abbiamo aggiunto un'altra cosa. Dato che eravamo lì, ci siamo visti un lago, un immenso lago, che in realtà è il bacino di Romagna Acque, e quindi anche con i sindaci eccetera, e nella SIS abbiamo proposto, sempre noi partendo da Cattolica, l'idea che quel bacino, oltre a essere una riserva d'acqua, diventi un lago da utilizzare dentro il parco del fiume Conca e a 1000 metri dalle nostre spiagge, per tutte, e può essere usato e fruibile per tutte le attività sportive di natura acquatica, canoa, vela, eccetera. Un lago così è un patrimonio che diventa 365 giorni all'anno uno strumento di supporto al turismo e alle attività sportive. E quindi rientrerà, e quindi anche su questo percorso si è iniziato un discorso che richiederà poi dopo un intervento. Io l'ho già proposto anche al presidente della regione, all'assessore regionale, dovrebbe, una volta può essere quindi un qualche cosa di area provinciale, e quindi si può andare ad attingere a finanziamenti europei per la sua sistemazione. Questo è quello che abbiamo fatto noi come Comune di Cattolica. Bene, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno, approvazione verbale numero 35, numero 43, del 28.07.2015 e della seduta del 31.08.2015. Allora, le delibere sono due delibere della penultima seduta e tutte le delibere dell'ultima seduta del Consiglio. Leggo soltanto gli oggetti, se poi avete qualcosa da chiedermi vi leggo i testi. Allora, delibera numero 35 del 29 giugno, regolamento comunale de or, approvazione. Numero 43, 29 luglio, verifica salvaguardia e equilibri di bilancio e assestamento generale, approvazione e variazione al bilancio 2015-2017. Seduta del 31 di agosto, delibera numero 44, approvazione e convenzione con l'Associazione Teatrale Emilia Romagna Ater per la gestione di attività di spettacolo teatrale. 45, analisi comparativa tra le forme di gestione del sistema idrico integrato. 46, interrogazioni, interpellanze e presentazioni, e non ce n'erano. 47, approvazioni verbali 31, 32, 33, 34, 36, 37 del 29 giugno, 38 del 17 luglio, 39, 40, 41 e 42 del 29 luglio, 48, mozione istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate dei trattamenti sanitari, testamento biologico, rinvio. 49, approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di servizi finanziari da parte dei comuni di Riccione e Cattolica. Queste i verbali in approvazione. Bene, la parola a Pierangelo Del Corso. Sì, scusi segretario, buonasera.
Dunque, volevo chiedere questo. Dunque, io alla votazione del numero 47 e del numero 48 non ero presente in sala, mentre alle altre sì. Anche del 49, mi dicono. No, io non c'ero, ero rimasto fuori. Sì, si può mettere insomma verbale che io non ero presente in quel momento lì, mentre agli altri punti ero presente e a quelli non c'ero. Sulla 49, dottoressa, anch'io non ero presente. No, io alla 47 e alla 48 sicuramente non c'ero. Neanche io mi sa. 46? Sì, qual è quello della... No, non c'ero. Cioè, sono entrato... Dopo, nel senso che queste sono state discusse e votate quando io non ero ancora presente in aula. Sono venuto dopo che stava parlando la delegata dell'ATER, sono entrato in quel momento io. Segretario, scusi, forse fa prima dire chi c'era? Allora, durante la discussione di ATER, che era la delibera 44, quindi prima di quelle che le ho detto adesso, di quelle che sta contestando, sulla 44 siete entrati in corso di discussione, alle 21 entrano i consiglieri del corso Gaudenzi e Cecchini, durante la discussione di quella di ATER. Poi le altre sono successive. Perché avevamo fatto l'inversione? Perché... No, abbiamo discusso dopo. Dopo. Erano rimasti. Per l'ultima, sì. Sì. Presidente Gaudenzi. Aspetti, perché poi ci sono le uscite. Escono i consiglieri. Allora, in mezzo nella 49, che è l'ultima, io ho scritto escono i consiglieri del corso Lorenzi e Cecchini. E ora i consiglieri presenti sono 9. 7 di maggioranza e 2 che hanno votato. Sulla 49 lei non c'è, infatti. Sulla 47, sulla 48, la 48 poi è stato rinvio, non è stata discussa e non è stata votata. Io l'uscita ce l'ho dalla 49, che lei non c'è. No. Sì, d'accordo, ma la 47, quindi la 48 non è stata votata da nessuno. Neanche la 48, no, perché essendo assente del prete è stata rinviata, È stata discussa. Bene. No, perché lì invece c'è presente. Mentre la 47... La 47 era l'approvazione dei verbali, che mi ricordo eravate in ordine sparso.
mentre si discuteva prima di andare via, e poi siete usciti dopo si è discusso un po'. Allora, probabilmente ero uscito. E tutti avete detto che diamoli per approvati. Non è stata neanche, tutti eravate tutti d'accordo per darli per approvati. Poi l'uscita io ce l'ho verbalizzata sulla 40, sull'ultima, infatti non c'era. Quindi allora la 48 viene confermato che non c'ero, la 49 che non c'ero. No, la 48 c'era. Sì, vabbè, nessuno presente, c'era perché non è stata votata. E poi non è stata votata, è stata rinviata. Ecco. E la 47 invece si riferisce all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Delle sedute precedenti. No, vabbè, io a memoria non mi ricordo. Tutti, infatti, no, diamoli per... dopodiché poi qualcuno è uscito. E sull'ultima infatti non c'era più nessuno. Queste due sono state fatte velocissimamente. L'ultima, in effetti, i presenti erano soltanto due. Perché sul frontespizio siete presenti, perché poi dopo all'interno c'è scritto escono i consiglieri. Sì, sì, escono i consiglieri del corso Lorenzi e Cecchini. Quindi non erano presenti al momento della votazione. Quindi a posto? La parola al consigliere Casanti. Grazie Presidente, io per quanto riguarda la delibera numero 49 sulla Convenzione di Servizi Finanziari, volevo precisare che il mio voto su quella delibera sarà contrario all'approvazione. Perché? Perché la dichiarazione sintetica di dichiarazione di voto riportata nel verbale non rispecchia quello che io effettivamente ho detto a voce, quindi confermo il mio voto contrario ovviamente, perché quella lì c'è stato un voto contrario, però la dichiarazione di voto riportata nel verbale sintetico non rispecchia fedelmente quello che è stato detto, quindi su questo punto mi riporto alla registrazione audio che dovremmo avere negli archivi. Sì, aggiungo che la dichiarazione era congiunta e quindi quanto detto vale anche per la consigliere Gaudenzi. Allora, Casanti esprime la dichiarazione di voto contrario congiunta dei consiglieri di minoranza, facendo rilevare che la minoranza sta mantenendo il numero legale per la validità della dudanza, consentendo così alla maggioranza di approvare la delibera. Questo l'aveva detto, giusto? No, non esattamente in questi termini. Questo è quello che è riportato nella verbalizzazione sintetica. Il senso della mia affermazione era differente e adesso non posso sapere ricordarmi a memoria quello che ho detto all'epoca, però il senso dell'affermazione era quello che è riportato nel nastro magnetico che dovremmo avere negli archivi. Certo, infatti poi c'è scritto la registrazione integrale del presente argomento e depositata presso l'ufficio segreteria. Perfetto, okay. Però per questo motivo qua io a questa approvazione non approverò, questo volevo dire. Se mi fa la correzione che poi controlliamo quello che ha detto. Bisogna che andiamo a risentire il nastro e lo riportiamo pari pari a sto punto. Ecco, posso dire una cosa che avevo già detto all'inizio quando si era... detto questo, si era parlato di approvare i verbali della seduta precedente. Se volete la dizione pari pari di quello che dite, vi chiedo per cortesia di presentarlo per iscritto. È previsto così anche dal regolamento. Io se non è una cosa riassumo e poi in ogni caso c'è la registrazione scritta. Questa qui è la scuola Lattanzio. No, non è la scuola, è scritto così sul... c'è sul regolamento. Cioè, è impossibile che qualcuno, cioè è difficilissimo che qualcuno di voi possa arrivare un discorso scritto, oppure, perché la dichiarazione di voto è suscettibile di variazione all'esito della discussione. Certo, oppure mi si dice, attenzione segretario, voglio che queste parole siano riportate a verbale. Per me vale sempre. Non ce la faccio. Dottoressa, neanche noi ce la possiamo fare, essere così analitici. Cioè, il senso della mia affermazione era... Votiamo contro, nonostante ci sia stato chiesto di votare a favore, ma votiamo contro perché noi non condividiamo il senso di quella convenzione per i motivi che abbiamo esposto durante la discussione orale. Mi ricordo di aver detto più o meno le testuali parole, vi dovrete accontentare del senso di responsabilità della minoranza, che garantisce il numero legale, ma per senso di responsabilità, non perché si volesse garantire il numero legale, come ha scritto poi il giornalista, per tenere a galla la maggioranza. Che rinnego come concetto quello del tenere a galla, nonostante l'abbia detto espressamente il giornalista che non era il concetto esatto, però se ne è fregato di quello che dice la minoranza, il giornalista ovviamente. Allora, il punto era questo, quindi io per questi motivi, così come verbalizzata, non l'approvo. Va bene. Chiedo scusa, a questo punto anch'io voglio lasciare agli atti che mi associo a quanto ha detto il consigliere, perché nella dichiarazione il noi è riferito anche... a me, eravamo due, quindi quanto appena rilasciato dal consigliere Casanti vale anche per me, quindi qualsiasi sarà poi il metodo con il quale procediamo per fare chiarezza su questo evento, io
Vabbè, comunque, poi vedremo quali saranno le modalità, insomma. Io... Quindi chiedete che venga riportato integralmente quanto risulta dalla registrazione. Se non approviamo questa sera e quindi ripresentiamo la verbalizzazione per l'approvazione, può essere un passaggio. Però se invece la vogliamo approvare questa sera, noi non voteremo a favore dell'approvazione. Però se ripeschiamo la verbalizzazione stasera, rinviamo il punto specifico della 49, possiamo far così, per me. Ha senso? Quindi riportiamo, approviamo soltanto i verbali, escluso il... Ma no, io li porto, non è che li riporto un'altra volta, risulta col voto contrario, con due voti contrari a questo punto, la 49. Fermo restando che poi dovrà, io sul verbale di oggi, lettura e approvazione verbale seduta precedente, riporto che il consigliere Casanti e la consigliera Gaudenzi richiedono che venga riportato esattamente a verbale quanto risulta dalla registrazione e lo scrivo, poi... Faremo, tanto non era lunghissimo l'intervento, possiamo farlo? Dottoressa, possiamo far così? La domanda che io mi pongo è, siccome normalmente facciamo l'approvazione dei verbali con un'unica votazione, e quindi io questa sera che mano alza, quella del sì o quella del no, sulla 49, se le votiamo tutti insieme? Sì, ci asteniamo su 10 verbalizzazioni, non lo so, come volete voi. Io ritenevo che la nostra dichiarazione in questa discussione potesse valere a così chiarire che sulla 49 c'è un nostro dissenso. A questo punto esco dall'aula. Sì, esco dall'aula. No, cioè, non posso... una dichiarazione che limitatamente agli altri li approva tranne il verbale numero 49. D'accordo, però dottoressa, capisce anche lei che è equivoca, cioè il mio è un sì e un no o un astenuto, non lo so, e non ha senso che faccia né l'uno né l'altro, perché alcune le vorrei approvare e altre no, per allora, cui come faccio? Allora sospendiamo questo verbale e lo mettiamo la settimana prossima, sì. Volta il prossimo sì. Consiglio, così facciamo prima. Sì. Ok. Quindi votiamo tutti i verbali, escluso il 49. Ok. Bene, allora passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Votazione verbale. Votazione verbale. Quindi, sugli altri tutti favorevoli? Ok. Unanimità. Votazione favorevole all'unanimità. Sì, nel 47 risulta che non c'ero, sì. Bene, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, cessione della farmacia comunale numero 1 di Via del Prete, proponente Assessore Galvani. Grazie Presidente, io lascerei la parola direttamente al Sindaco, per quanto comunque lui rappresenta, e mi associo a tutto quello che comunque lui dirà, nel senso che però preferirei che la discutesse, cioè siamo messi d'accordo perché ne parli lui, perché era la coltezza dell'ultima cosa che io non ho potuto seguire direttamente. Grazie. Bene, questa sera sono qui a rappresentare in pratica quanto richiesto alla Giunta dal Consiglio Comunale. Quindi il 22 di dicembre il Consiglio Comunale deliberava di autorizzare la Giunta Comunale a procedere alla cessione della titolarità o affidamento, leggo esattamente, o affidamento di durata decennale in gestione a terzi o delle farmacie comunali previa valutazione delle suddette soluzioni da parte di professionista abilitato.
Poi al punto 2 diceva di prendere atto della relazione valutativa redatta da MG Consulting in data 06/11/2014, assunta al protocollo dell'ente in pari data, al numero 36838, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e per le motivazioni espresse in premessa e che si danno qui per integralmente riportato, di demandare alla Giunta Comunale la decisione rispetto alla cessione della titolarità o affidamento in gestione di durata decennale a terzi della o delle farmacie comunali previa valutazione delle diverse soluzioni da parte di professionista abilitato. Quindi dopo il Consiglio Comunale, dopo su mandato quindi del Consiglio Comunale, la Giunta ha provveduto a richiedere agli uffici di procedere in tal senso. Gli uffici hanno incaricato, quindi il dirigente e gli uffici hanno sviluppato tutte le procedure, prima per individuazione del professionista abilitato, il dottor Rinaldini poi ci dirà qual è il percorso. Poi individuato il professionista abilitato, in questo caso la società che avesse tutti i requisiti fondamentali per poter fare le caratteristiche ed ivi compreso il costo minore, e è stato dato mandato, quindi espletato questa procedura, la società ha svolto il suo lavoro di audit su tutti i fronti che ci è stato consegnato, cioè noi ne abbiamo stato consegnato in giunta il 7 di maggio, mi pare, se non erro, e il 13 di maggio, a seguito di tutte le considerazioni e valutazioni riportate dall'audit, la giunta comunale deliberava quanto segue, di stabilire che di proporre al Consiglio Comunale la cessione della farmacia comunale numero 1 di Via del Prete. Ecco, e dopodiché, quindi, questa delibera non fa altro che riportare al Consiglio Comunale, che è sovrano e che decide, le considerazioni e le valutazioni consegnate dagli advisor, e su queste esprimersi. Quindi io leggo sulla stampa la giunta, il sindaco, non è né il sindaco né la giunta, è il consiglio comunale. È il consiglio comunale che deve deliberare l'atto, deve fare la scelta, e a seguito della scelta che farà deve conoscerne tutte le conseguenze. La stessa sera del 22 di dicembre, ricordo che noi abbiamo, fra l'altro c'era anche una sala abbastanza con molte persone presenti, dove prima ci fu la discussione sulle farmacie, e che ha dato seguito a questa delibera. Poi successivamente c'era l'argomento più importante, sovrano, che è il bilancio preventivo. Se vi ricordate, parlate delle farmacie, la sala si è svuotata. E la cosa più importante per la città, per i cittadini, che conoscere il bilancio preventivo, perché su quel bilancio, da quel bilancio vengono fuori, si viene a conoscenza di che cosa e perché e per come, non è interessato nessuno. La cosa ci ha stupito, vi ricordate? Perché era una cosa importante che il cittadino sia informato. Perché in quel bilancio vi erano anche gli investimenti che questa città intende fare nel piano triennale, le cui risorse vengono
dalla parola alienazioni, anche dalle alienazioni. E proprio quello era il momento di capire e delle valorizzazioni, e anche di cui l'operazione farmacia o farmacia, secondo di come verrà fatta, avrà una conseguenza forte e notevole sul bilancio di questa città, ma non di quest'anno, di questa amministrazione, anche futura. Ecco, questo era quanto io spero che questa sera venga chiarito in tutti gli aspetti, perché le scelte che tutti noi consiglieri faremo questa sera, di qualsiasi tipo, di qualsiasi natura, avranno delle conseguenze su quello che invece molti cittadini chiedono e che non si potrà dare differentemente, perché le risorse, quindi ecco perché il bilancio andava visto e capito, le risorse di questa città sono quelle, ma non è solo di questa città, è il problema un po' di tutte le città italiane. Ecco, quindi la scelta che verrà fatta è una scelta che poi dopo dovremo sapere che andremo, se si sceglie la soluzione A, la soluzione B o la soluzione C, qui noi vi riportiamo, voi avete tutti l'audit, noi vi riportiamo i dati, ma a seconda della soluzione che questo Consiglio sceglierà, si deve sapere che si dovrà poi, non questa amministrazione, ma vi dico anche la prossima amministrazione, deve sapere che certe cose non potranno essere fatte. E quindi si dovrà scegliere che cosa non si può fare. Io per il momento mi fermo qui, questo è stato semplicemente, ecco perché noi dell'audit riportiamo, riproponiamo in Consiglio Comunale come indirizzo di giunta a un Consiglio Sovrano di mantenere valide le considerazioni espresse nella precedente delibera del 22 dicembre e di mandare gli atti relativi al bando di gara, quindi dare mandato al dirigente, responsabile secondo le procedure di legge, confermando 1.250.000 il prezzo da porre a base d'asta, quindi l'alienazione di una farmacia, quella che dà utili, io li chiamo zero, mentre invece può tramutarsi in una risorsa, il risultato potrà essere una risorsa di valorizzazione e di entrate, perché vi ricordo, sempre se avessimo guardato bene tutte le parti del bilancio, che con una parte di quei proventi, se va bene, io non lo so, se verrà venduta, altrimenti comunque, ma se non ci si prova, quindi non solo da zero utile, ma ci sarà la possibilità di, con una parte di quelle risorse, valorizzare il patrimonio sistemando la parte sopra del bus terminal, facendola diventare, prendendo gli affitti dalla Guardia di Finanza, che è 3 anni che ci sollecita, altrimenti corre il rischio di andare via da Cattolica, perché la loro sede non è più idonea, è venuto da me il generale anche a chiedere, noi è 2 anni che soprassediamo, mentre invece avremo un rafforzamento, avremo mezzi, un raddoppio delle forze che potrebbero presidiare il territorio per la sicurezza H24, quindi utilizzo sociale, in più prenderemo un affitto che oltre il doppio di quello che rende quella farmacia. Come i restanti, semplicemente con un investimento che abbiamo nel piano investimenti di 200 e di sistemazione e quindi di valorizzazione anche dell'immobile, un investimento di 200.000 euro. Più abbiamo una lista
di opere, non manutenzioni. Non manutenzioni, ma operazioni di investimento, di rifacimento, che sono investimenti, quindi non sono le cosiddette banalità delle asfaltature, marciapiedi, illuminazione, eccetera, di strade che dovranno essere rifatti, rientrano alla luce investimenti, che, i cui soldi, le cui risorse, chi avesse letto bene il bilancio avrebbe capito che saranno di difficile reperibilità, e troppi ce ne vorranno degli altri, ma almeno un po' di cose per la città potranno essere fatte, ivi compreso il GIS. La parola a Leo Cibelli. Per completare il discorso che ha fatto il sindaco, adesso io scendo proprio nel dettaglio, perché io credo che sia importante anche in un momento di crisi economica come questo e in un momento in cui la città in generale, voglio dire, per tutta una serie di problemi, ha necessità non di una semplice manutenzione, ma di una ristrutturazione. Perché la manutenzione è una cosa, la ristrutturazione è un'altra, parlo da geometra, in cui c'è necessità, ma io in questi tre, quasi quattro anni di assessorato, in fondo il cittadino non è che ci abbia chiesto mega progetti, mega cose stratosferiche, ci ha chiesto di sistemi, io purtroppo, i microfoni... No, ma il microfono funziona, ecco. Allora, il cittadino non è che ci chiede le cose stratosferiche, i megaprogetti, i viadotti o i mega... Ci chiede semplicemente di migliorare la qualità della sua vita attraverso una serie di opere che una volta magari erano una cosa normale, che oggi con la crisi economica, col patto di stabilità, con tutta una serie di vincoli che ci sono, è diventata una cosa abbastanza difficile da realizzare. Allora io mi limito a, perché noi, voglio dire, non è che siamo lì a rispondere ai cittadini, ma vedremo, faremo, oppure come magari qualche volta è successo in passato, siamo, ti preoccupare, lo facciamo, no? Io ai miei cittadini ho sempre detto la verità, se lo potevo fare lo facevo, gli dicevo sì, te lo faremo, così come ho fatto per le fognature in alcune zone, se non c'è la possibilità gli dico lo faremo se. Allora abbiamo elaborato un elenco di vie, ma le dico a titolo, non è, ce n'è una prima, una dopo, gli importi saranno in funzione, poi si discuterà delle priorità, però per darvi un po' il senso di quello che è la necessità di questa città. Allora, rivengo il nome delle vie che hanno bisogno di una completa asfaltatura. Per completa asfaltatura intendo discarnire il binder sotto, il fondo, rifarlo e poi fare il tappetino di usura. Per riportarle a quella dignità stradale a cui eravamo abituati, chi va in bicicletta poi se ne renderà conto, che adesso non c'è più. Allora, le leggo in ordine casuale, non c'è un ordine di priorità. Via Andrea Costa, via Cristoforo Colombo, via Marco Polo, via Comandini, via Leonardo da Vinci, via Giordano Bruno, via Bozzi, via General Cantore, via Pisacane, via Oberdan, via Michelangelo, via Francesca da Rimini, parcheggio della Piscina, via Indipendenza, via Caravaggio, via Primuli, via di Lillà, via Mammole, via delle Rose, via Dorando Petri, salvo d'acquisto, largo San Benedetto, via Nazario Sauro e Piazzale Stazione. Questi sono una tranche di interventi. L'altra tranche più importante, perché ha un impatto più grosso, più pregnante sulla ristrutturazione delle vie, anche perché le cifre sono più importanti, sono Via Verdi con tutti i marciapiedi, credo che tutti noi abbiamo camminato in Via Verdi, abbiamo visto come sono i marciapiedi, Via Petrarca con l'allargamento e ricostruzione dei marciapiedi, perché purtroppo chi piantò gli alberi negli anni 60 forse non ha pensato che gli alberi crescono e vanno ad occupare completamente il marciapiede. Quindi l'allargamento dei marciapiedi di Via Petrarca,
sistemazione del passaggio pedonale, eccetera, eccetera, eccetera. Via del Porto, anche qui ci sono degli ulmi siberiani che sono più grandi del marciapiede, quindi va sistemata completamente la via del Porto, sono 500 metri di via. Ovviamente questo percorso è un percorso condiviso, nel senso che prima di partire con un progetto non è che partiamo e cala sulla testa, ma discuteremo via per via sulla tipologia di intervento, sugli alberi da tagliare, sugli alberi da ripiantare, sul tipo di marciapiede che dobbiamo fare, eccetera, eccetera. Poi, allora, abbiamo detto via Verdi, via Petrarca, via del Porto. Discuteremo con i cittadini della via. Certo. Via Fiume, perché abbiamo una parte che è stata sistemata, una parte che, se ci fate caso, ha la pietra della Lessinia tutta rotta, quindi va fatto un cordolo. Via Trento, che tutti conosciamo, via Trento, che è una delle vie più disastrate di Cattolica. Via Cattaneo e via Saffi, dove purtroppo, causa il traffico di oggi, oggi se voi passate nella via, quella che è la Cattolica Vecchia, diciamo, troverete che alla parte centrale, dove transitano i mezzi, ci sono i cubetti di porfido, e nelle parti laterali, nella cunetta, c'è l'asfalto. In realtà, il cubetto di porfido non è adatto a reggere il traffico che c'è oggi. L'idea era quella di invertire, cioè fare la striscia centrale di asfalto, magari colorata come Rimini, o poi ci studiamo qualcosa, e le cunette laterali in pietra o porfido. Quindi via Cattaneo, via Saffi, aggiungo io, via Pascoli. Rotatorio di San Benedetto, che manca. Poi non c'è nell'elenco, me lo dico io, perché abbiamo fatto la sperimentazione e funziona, l'inversione in via Pantano, dove ancora manca una rotatoria allungata che permetta la massima sicurezza, la sistemazione della rotatoria prima del sottopasso e la sistemazione dell'incrocio con via Francesco da Rimini. Poi abbiamo altre vie, cioè tutto sarà in funzione, chiaramente noi abbiamo una serie di progetti già pronti, che però sono in funzione di quello che, se il Consiglio Comunale deciderà di alienare la farmacia, in funzione dell'incasso potremo fare più o meno interventi. Poi, voglio dire, valuteremo in base, appunto, siccome ci sarà un'asta pubblica, no? Io mi auguro che se il Consiglio Comunale deciderà di alienare la farmacia, chiaramente ci sia interesse e quindi si possa, io credo che ci sarà. Però questo è quanto. Poi il GIF l'ha già nominato il sindaco, la Guardia di Finanza l'ha già nominata il sindaco, abbiamo una manutenzione di Viale Bovio, compreso l'illuminazione, abbiamo la sistemazione di Piazza Mercato, e poi, cioè, voglio dire, volendo allungare l'elenco ce ne sarebbero tanti, però ci fermeremo, com'è? Sì, voglio dire, avere voglia, poi voglio dire, c'è la via Luciona che sicuramente faremo in un modo o nell'altro, cioè ci sono tutta una serie di vie, perché non guardiamo solo il centro ma guardiamo anche la periferia, per risollevare questa nostra cittadina che, devo dire, negli anni, voglio dire, le strade, la viabilità e tutto il resto, per motivi contingenti è stata un po' tralasciata, e poi credo che sia arrivato il momento invece di metterci le mani, perché se è vero che noi abitiamo nella regina, la regina ha bisogno che il vestito sia messo a posto e sistemato. Questo è quanto. Poi, ripeto, come ha detto il sindaco, la decisione spetta al Consiglio Comunale. Bene, la parola a Giuseppe Alatanzi. Sì, signor sindaco, se mi permette, vengo personalmente da lì. Non è l'almanacco,
No, vorrei non annoiarvi. Tiziano Tonte di solito quando davo le mie relazioni metteva per terra, perché poi alla fine ognuno si assume le proprie responsabilità. Comunque è una questione tecnico-giuridica, gli altri poi lascio il discorso ai nostri politici qui. E di poche pagine, signor Sindaco, credo di stare nei termini, mi scusi Presidente. Allora, signor Sindaco, signor Assessore e consiglieri, è da quasi un anno che siamo ritornati sullo stesso argomento. Ai fini, anche per far capire la cittadinanza, già che sono state dette delle cose dal sindaco e dall'assessore, sa, ognuno tira l'acqua al proprio mulino. Ai fini di una migliore comprensione delle problematiche e del rispetto della legalità, in merito alla cessione della farmacia comunale di Via del Prete, vorrei in questa sede illustrare alcuni punti che ritengo possono essere utili senza volere fare polemica, né tantomeno per fini strumentali. Ritengo rappresentare che in data 22/12/2014 è stata discussa la presente situazione riguardante tale vendita. A mio parere, come ampiamente già illustrato per tale cessione, è stata redatta la perizia con le irregolarità, criticità o di altre violazioni di legge nella gestione della farmacia comunale. Il mio intervento è stato consegnato a tutti i presenti per meglio comprendere la situazione delle farmacie comunali. Infatti vi è stata una determinazione dirigenziale del 2/10/2014, siamo quasi a un anno, di affidare alla ditta MG Consulting con sede a Bologna. In data 6/11/2014 la stessa società, a firma dell'amministratore unico Gianni Meluzzi, consegnava la relazione valutativa della farmacia comunale di Via del Prete. Giova rappresentare che la valutazione della cessione della farmacia comunale era stata stimata per €950.000. L'amministrazione comunale, per vari motivi, ha posto come importo per il prezzo base d'asta €1.250.000. Durante il dibattito, a seguito delle mie osservazioni, se si potesse provvedere al riesame della cessione con un'eventuale perizia di vendita o di gestione delle farmacie comunali, con particolare riferimento alla mancata tenuta di contabilità economica separata dalla stessa da parte del gruppo di maggioranza, è stata incaricata la Giunta. Forse questo è stato il motivo per cui è stata incaricata la Giunta, signor Sindaco, Nella stessa seduta del Consiglio Comunale vi è stata l'approvazione del bilancio preventivo 2015 mediante la presentazione del bilancio di previsione 2015-2017. Successivamente nella nota integrativa al bilancio di previsione 2015-2017 è stata inserita nella dicitura entrate per €1.322.000. In questa somma, cioè nella stessa, vengono indicati i proventi da alienazioni e dismissioni di partecipate e per l'anno 2015 si risulta indicata una alienazione di beni materiali e immateriali per €1.322.000. La voce di alienazione e dismissioni partecipate ricomprende la farmacia comunale di Via del Prete per €1.250.000 e l'alienazione dei posti auto presso il mercato coperto. La voce di dismissione di partecipate riguarda la prevista cessione di quote di Amir e Unirimini di proprietà del Comune di Cattolica. Per quanto concerne la somma totale delle alienazioni di beni materiali per l'importo di cui sopra relativa alla vendita delle farmacie comunali di Via del Prete, la somma è stata ripartita mediante capitoli, opera, importo, totale triennio, fonte di finanziamento e responsabile, il dirigente responsabile. La cifra in questione è la seguente, cioè prima nel bilancio di previsione 2015-2017 era stata inserita sta cifra di €1.250.000 più i posti auto di entrate €1.222.000 e speso €1.322.000 esclusivamente nel 2015. Successivamente vi è stata una nota integrativa al bilancio di previsione 2015-2017 che è stato ribaldato, e cioè ci sono tutti questi dati che voi vi potete prendere. Benissimo, nel 2015
Nella voce 93002 ci sono 100.000 euro per la manutenzione straordinaria di verde pubblico, 2016 50.000 euro, nel 2017 2.000 euro. Poi nella voce 99.37.001, che sarebbe lavori di manutenzione straordinaria di vie e strade cittadine, sono di 529.000 euro, 832 esclusivamente nel 2015. Nel 2015 già finito, vabbè, questi sono fatti vostri. Nella voce 99.71.001 nel 2015 sono previste la bellezza di 15.000 euro, che sono opere straordinarie di pubblica illuminazione nel 2015. Poi ci sono, nella voce 65.07.002, acquisti parcometri nel 2015 di 15.000 euro. Nel 7.500, scusate, perché ci sono, comunque questo è un prospetto che ve lo potete leggere attentamente, 15, 16 e 17. Se ve lo volete, leggete attentamente, prego? Lo do per letto, c'è la realizzazione di alloggi, come ha detto alloggi ERP, acquisto scuola autobus, complementamente a rete fognaria, progetto ZIT, lavori di trasformazione adeguamento edificio denominato bus terminal, manutenzione straordinaria mercato coperto, comunque questa è una cifra che viene diluita nei vari tre anni. Il totale è 1.322.000. Pertanto, il totale di quanto sovraesposto, che riguarda la farmacia e la nazione di Postivaud, è di questa cifra. Ritengo rappresentare che nella seduta del Consiglio Comunale si era già convinti e sicuri della cessione della farmacia comunale, tanto che la somma era già stata prevista e stanziata nelle opere riguardate il bilancio preventivo 2015, come ho detto poc'anzi, mettendo in evidenza alcuni capitoli di spesa di cui alla nota integrativa al bilancio 2015-2017. Proprio in merito alle farmacie comunali si segnala che l'organo di revisione ha invitato più volte l'ente a dotarsi quanto prima di un'apposita contabilità economica separata. Ed anche il consulente professor Ferniti, e ve l'ho detto anche la volta scorsa a dicembre, e poi anche mi sembra nel bilancio preventivo 2014 che abbiamo approvato l'anno scorso, ha evidenziato che la gestione delle farmacie non è stata correttamente impostata sia con riferimento al bilancio 2012 sia con riferimento ai documenti di bilancio degli anni precedenti, come emerge dalla richiesta del perito all'organo di revisione. La risposta dell'organismo di revisione circa gli approfondimenti in atto e comunque non documentati nulla toglie al fatto che la gestione delle farmacie si sia sviluppata al di fuori di ogni forma di controllo, anche per la mancanza del servizio controllo di gestione, come la Corte dei Conti ha rimarcato. Certamente l'esistenza di tale forma di controllo avrebbe determinato una gestione più consapevole, con risultati più favorevoli. L'inattività di cui si è detto è stata pertanto fonte di probabile danno erariale. Il quadro informativo espresso dal bilancio attraverso la relazione previsionale e programmatica è stato per contro assolutamente manchevole. L'organo di revisione, nella sua relazione ancora una volta, invita l'ente a dotarsi un'apposita contabilità separata. In realtà l'organo di revisione, sia l'attuale sia il precedente, avrebbe dovuto intervenire prima anche tramite un referto rivolto al Consiglio Comunale. Nella seduta del Consiglio Comunale, dopo la mia illustrazione, ho invitato il Presidente a comunicare il tutto alla Procura della Corte dei Conti riguardante il mio intervento. Successivamente vi è stata la determinazione numero 99 del 23 febbraio 2015 inerente all'affidamento prestazione di servizio per la redazione di una relazione valutativa riguardante le farmacie comunali, richiamando la deliberazione consigliare numero 67 del 22/12/2014 attraverso la quale il Consiglio Comunale demanda alla Giunta Comunale dell'ente la decisione di procedere alla cessione della titolarità o d'affidamento di durata decennale in gestione a terzi della o delle farmacie comunali sulla scorta della valutazione delle suddette soluzioni da parte di soggetto abilitato. Nella stessa determinazione risulta che la perizia valutativa delle farmacie sulle quali hanno partecipato la MG Consulting, quella che si era aggiudicata, diciamo, la prima perizia,
lo studio Lauri e Giuliani e Furlotti del BUE, ove risulta che per la richiesta di preventivo della perizia è pervenuta una sola offerta, e più precisamente da parte dello studio MG Consulting. Ritengo rappresentare che nella precedente perizia erano state eseguite osservazioni di criticità, poiché la stessa non era deputata alla redazione della stima. Tra l'altro, a firma dell'amministratore unico Gianni Meluzzi, alla cui MG Consulting è stata corrisposta la somma di 3.050 euro. L'imputazione di tale importo è stata impegnata al capitolo incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio comunali, che presenta la necessaria copertura finanziaria. Attualmente l'incarico risulta affidato alla stessa società, il cui amministratore unico è sempre lo stesso Gianni Meluzzi, ma la riperizia delle due farmacie è stata sottoscritta dal socio dottor Roberto Camporisi. È agevole constatare che la sottoscrizione e il potere di rappresentanza della citata SRL spetta unicamente all'amministratore unico, annulla rilevando la sottoscrizione di un mero socio di capitale. Non è spiegabile il perché non sia stata eventualmente affidata direttamente al dottor Camporisi nella speranza che abbia requisiti professionali idonei. Alla suddetta società è stato corrisposto per la relazione valutativa finalizzata a determinare il valore base della farmacia comunale, nell'ipotesi di cessione di una o di entrambe le farmacie e nella definizione del valore in caso di affidamento in concessione decennale di uno o di entrambe, un importo complessivo di 8.930 euro. In poche parole abbiamo speso 12.000 euro, credo. Viene specificato di impegnare a tal fine la somma con imputazione incarichi professionali, consulenze ed altre prestazioni di servizio farmacie comunali, previo sono compensativo di euro 8.930 dal capitolo 57 e compagnia bella, acquisto medicinali e merci per la farmacia numero 2, facente parte del medesimo macroaggregato 103, acquisto di beni e servizi della missione 14, programma 4, titolo 1 del vigente regolamento di contabilità. È sorprendente constatare come possa una società di capitali, a fronte di una macroscopica mancata tenuta di contabilità economica della farmacia, in assenza degli elementi finanziari di base, eseguire una perizia di stima senza avere a disposizione gli elementi necessari ed indispensabili a tal fine. Dalla perizia di stima del valore attribuibile quale base d'asta in caso di dismissione congiunta di entrambe le farmacie, l'importo è stato determinato dall'MG Consulting numero 1, la farmacia di Via del Prete, 850.000 euro, la farmacia Via Cabra all'1.050.000 euro. Il totale per la cessione congiunta della titolarità di entrambe le farmacie comunali ammonta all'euro 1.900.000. Si rappresenta altresì che anche in questa situazione l'amministrazione comunale ha ritenuto per vari motivi che il prezzo base d'asta per la cessione della farmacia di Via del Prete sia dell'importo di 1.250.000. Giova far presente che la proposta di deliberazione della giunta comunale del 7 maggio 2015 veniva riportata la proposta di cessione della farmacia comunale di numero 1 di Via del Prete e nella stessa veniva evidenziata, vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 22/12/2014, con cui il Consiglio Comunale deliberava di autorizzare la Giunta Comunale a procedere alla cessione della titolarità o affidamento di durata decennale in gestione a terzi della o delle farmacie comunali, e di demandare alla Giunta Comunale la decisione rispetto alla cessione della titolarità o affidamento in gestione di durata decennale a terzi della o delle farmacie previa valutazione delle diverse soluzioni da parte di professionista abilitato. Inoltre veniva evidenziato, visto che nel bilancio di previsione del Comune di Cattolica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2014,
è stata prevista un'entrata derivante dalla cessione della farmacia comunale di Via del Prete, che è intenzione dell'amministrazione comunale utilizzare tale entrata per avviare un piano di investimenti di cui la città necessita. Per quanto descritto nella stessa delibera, veniva descritto: delibera di proporre al Consiglio Comunale la cessione della farmacia comunale di Via del Prete. Ritengo che quando è stato rappresentato la linea comportamentale non sia stata quella corretta, poiché ritengo a mio parere che la situazione delle farmacie comunali sia rimasta sempre immutata, non adeguandosi ai suggerimenti, alle critiche e alle osservazioni fatte anche in precedenza esposte. La problematica relativa ai proventi derivanti dalle farmacie comunali mette in luce come, nella generale trascuratezza del sistema di bilancio come contenitore delle conoscenze, che servono a tutti gli operatori all'interno e all'esterno dell'ente, a mio parere credo che l'ente abbia trascurato di elaborare le conoscenze che servivano sia per comprendere quale forma gestionale adottare, sia per fissare gli obiettivi del responsabile del servizio. Vi è stata dunque una carenza dei necessari approfondimenti. Ritengo che nell'ambito dell'attività svolta dall'organo di revisione dell'esistenza di una contabilità IVA che soddisfa la previsione normativa. In altre parole, non è previsto obbligatoriamente ai fini fiscali la tenuta di una contabilità economico-patrimoniale. Una considerazione specifica merita l'invito dell'organo di revisione all'ente, e non è certo la prima volta che viene formulato, a realizzare un adeguato sistema di contabilità economica, in particolare per la gestione del servizio farmacie comunali. L'organismo di revisione, anche nel parere espresso al bilancio 2014, come è stato più volte richiamato dal sottoscritto, precisa nuovamente che l'organo di revisione, dato altresì che in riferimento al predetto servizio non viene tenuta apposita contabilità economica al fine di rilevare sia in sede previsionale che la termine dell'esercizio, oltre ai meri dati finanziari, anche l'effettivo andamento dello stesso, inteso come differenza tra costi e ricavi, complessivamente considerati. L'ente ha realizzato un sistema di contabilità economica che certamente non può definirsi adeguato, poiché non rispondente alle indicazioni contenute nell'articolo 229 del testo unico enti locali. L'organo di revisione avrebbe dovuto rilevare criticità e segnalarle, se reiterate avrebbe dovuto farne oggetto di referto, avrebbe potuto comunque indicare tempi e misure da rispettare. La mancata contabilità economica ha prodotto la mancata conoscenza dei dati economici relativi alle due farmacie comunali. Nuovamente va osservato, i revisori avrebbero in particolare, nell'espletamento della loro attività di collaborazione con il Consiglio, dovuto approfondire la conoscenza delle farmacie attraverso un'analisi sia finanziaria sia economico di tipo extracontabile, seppure ovviamente collegata con i valori emergenti dal sistema informativo dell'ente. Concludo auspicando che in questo caso ogni consigliere possa agire di conseguenza con senso di responsabilità, riuscendo meglio a comprendere la reale situazione delle farmacie, al fine di evitare si possa incorrere in eventuali violazioni di legge, impossibili danni reali e impurime violazioni penali, poiché da come si è potuto constatare la Giunta ha proposto di deliberare al Consiglio Comunale la cessione della farmacia comunale di Via del Prete. Io ringrazio, però voglio dire una cosa, alcune considerazioni al sindaco. Cioè, signor sindaco, noi dobbiamo votare queste farmacie comunali, ma lei deve tutelare i consiglieri di maggioranza e minoranza. Se un atto, se un dirigente si può sbagliare, è mai possibile che i consiglieri devono alzare la mano sì e no?
Si possono tutti quanti sbagliare. Perché non c'è stato un confronto? Perché non c'è stata una dialettica? Perché non c'è stato, diciamo, un dialogo con i vari consiglieri di minoranza? Lei è partito come una freccia rossa. Che quante frecce? No, freccia rossa, freccia gialla, quanti trinci abbiamo? È andato dritto, 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 senza ascoltare nessuno. Cioè, in questo caso, diciamo, se un consigliere vota e già sa ste cose, non è per questione di negligenza superficiale, per colpa, ma c'è un dolo, qualora ci dovesse essere un qualche cosa. Comunque concludo, e io dico al Presidente del Consiglio, gentilmente, di allegare, facendo il seguito a quello del 22 dicembre 2012, più la delibero, dalla delibera alla Corte dei Conti di Bologna. Grazie e ringrazio a tutti. La parola al sindaco. Bene, consigliere Lattanzi, ho ascoltato e ho ricevuto il suo documento. Beh, intanto diciamo che ho trovato in questo intervento una certa pressione intimidatoria nei confronti dei consiglieri che mi lascia un po' perplesso e interdetto. Non è questo il modo di argomentare. Non è il modo di argomentare anche per un altro motivo. Innanzitutto io sono anch'io un consigliere. E tutte le procedure che sono state adottate dagli uffici, nella sua affermazione, potrebbero assumere anche una certa, come posso dire, gravità, perché l'affermare che, e qui sentiremo i nostri dirigenti, che le società che hanno fatto l'audit non sono all'altezza, sentire che i revisori hanno sbagliato o non sono, così mi pare di aver capito, poco competenti. E questo sarebbe un fatto molto, molto, molto grave da parte. Sentire anche, noi abbiamo anche, il sindaco non ha tirato diritto, 10 mesi avete avuto di tempo, è un anno che si parla di questa cosa, è un anno che ci sono tutte le documentazioni, è un anno che girate in tutti gli uffici, vi incontrate, tutti i dirigenti vi danno tutte le spiegazioni. Io voglio capire. Più di così, che cosa si deve fare? Trasparenza totale, dati totali, i numeri sono quelli. Non è il sindaco dice, ma se lo porta, non è il sindaco, la giunta ha ricevuto, non ha il potere di deliberare questo atto, altrimenti l'avrebbe già fatto, tranquillamente. E la scelta è l'indicazione che dà la giunta, e la scelta che fa la giunta è motivata sui numeri e sui documenti che ha ricevuto. L'indicazione non può darne un'altra. E in merito a tutta la relazione del piano di investimento, del piano di alienazioni, ecco perché io dico bisognava stare a discutere il bilancio quella sera del 22 a lungo, è lì che ci si doveva dedicare, perché c'è il 2015, 2016, 2017, e troppo sono i soldi che servono, che speriamo che vengano da alienazioni sul piano triennale, dalle alienazioni ci aspettiamo che vengano le risorse per poter rispondere a tutte queste esigenze. Lo dico dalle alienazioni in questo momento e nel caso specifico senza togliere nessun servizio al cittadino. Io faccio, per quanto riguarda, io non so se ci sarà qualcuno che vorrà partecipare.
Ma comunque, ecco, voglio ricordare anche un'altra cosa, che è stato fatto, sono state fatte qui, poi avremo il dirigente che può vi spiegare, sono intervenuti anche soggetti a cui sono stati dati tutti gli elementi informativi, tutti, sulle farmacie, affinché potessero fare delle proposte di presa in gestione, delle proposte. Nessuno si è reso disponibile, era anche comodo, perché quantomeno vi era una base, oltre l'audit, nessuno si è reso disponibile a lasciare uno straccio di foglio scritto. Non solo. Sì, ma adesso vi farò spiegare dal dirigente perché sono... No, io stavo rispondendo al consigliere Lattanzio, perché, scusate, ha fatto una relazione, una pappardella di mezz'ora, dove dentro risponderemo per iscritto, consigliere, ma il finale non è, molto confortante, quindi non occorre... Siamo in un'aula dove non serve fare del terrorismo psicologico nei confronti dei consiglieri. I consiglieri non rischiano niente, il consiglio comunale è sovrano e le scelte qui fa, le scelte che fa sono scelte che poi dopo dovranno essere portate in esecuzione dagli uffici. Tutte le procedure sono state vagliate sia dalle parti legali e sia dagli esperti. Se poi dopo sbagliano tutti, e anche questo mi pare un po' eccessivo e anche un po' offensivo nei confronti di chi lavora. Signor Sindaco, mi scusi, a volte lei non ci riflette prima di parlare? Cioè, io non è che me la sia inventato io la cosa. L'ha detto un consulente della Procura della Repubblica, il professor Farnetti, ciò che hanno detto della perizia che ha fatto sulle farmacie. Non lo dico io, ma sembra vedere che lei, non so, sta fuori dalle nuvole, fuori dal mondo. Cioè non si legge le cose attentamente. Consigliere Lattanzio, evitiamo il dibattito personale. Ha detto che io ho detto delle cose di gravità. Quale cose di gravità? Non intimidisco nessuno, ho detto ognuno si assume le proprie responsabilità. Non mica io ho intimidito qualcuno, lui se ne esce attorno a torno il sindaco e addebita determinate cose, io non intimidisco nessuno, ho intimidito qualcuno, i signori della corte, cioè, no, ho intimidito qualcuno, ognuno si assume per la responsabilità, cioè, non ho detto mica, assessore Cibelli, faccia parlare, io sto parlando col sindaco, allora che devono giudicare? Io non ho intimidito nessuno, ognuno si assume le proprie responsabilità, ho detto, basta, non bene, io ho intimidito, qual è l'intimidazione? Abbi pazienza. Bene, consigliere Lattanzio, lasciamo parlare anche gli altri consiglieri. Va bene, grazie, prima di parlare. Per carità, diamo la parola a Lorenzo. Veloce telegrafico, mi ha anticipato sulle ginocchia il consigliere Lattanzio. Signor sindaco, a pagina 5, se si vuole prendere con qualcuno... Uno è il consulente Farnetti, poi a seguire ci sono i pareri dell'organo di revisione del Collegio dei Revisori dei Conti, in punto 3, se vuole di nuovo prendersela con qualcuno, c'è la Corte dei Conti, tutto scritto nero su bianco. In quanto alle responsabilità che va cagionando il consigliere Lattanzio, lei tante volte ha detto che ognuno di noi, quando si esprime, me lo disse in tempi dove la maggioranza era diversamente composta, con sostenitori diversi da quelli da oggi, quando facemmo l'azione popolare, disse che noi ci assumavamo la responsabilità di quello che dicevamo. Ma lei, io non ho mai inteso però lei minacciare me. Io mi sono preso il mio fardello delle responsabilità, quindi io non ho mai inteso le sue parole in tono lesivo nei miei confronti. Casomai poteva dire, guardate che quando fate le cose pensateci una, due, tre volte. Quello che dice il consigliere Lattanzio è questo. Io ripeto le stesse parole che disse lei a me, in tempi, ripeto, di maggioranza diversamente composta. Concludo auspicando in questo caso, eccetera, eccetera, e non c'è niente. L'unica cosa, ripeto, neanche da dire che il consigliere Lattanzio abbia mai nascosto
i risultati, le risultanze della indagine del 2012 del professor Farnetti. Se lui non sia all'altezza di redigere la consulenza, questo è ancora da decidere, vedremo. Non so poi che fine abbia fatto e a che punto siano, se tutto sia stato archiviato, se la cosa sta andando avanti. Noi della minoranza siamo totalmente e completamente all'oscuro di tutto, se non per una fugace intervento in una delle mie commissioni, dove il Collegio di Revisore dei Conti, voglio ricordarlo per chi non avesse memoria ma è scritto nei verbali della mia commissione, il Collegio di Revisore dei Conti non si poté esprimere sul TRC, mi sembra, all'incirca, perché erano impegnati in a fornire i documenti al consulente della Procura. Io parlo del 2015, se non sbaglio. Lattanzio parla del 2012, che vuol dire che questo professor Farnetti non solo ha fatto un giro qua dentro, ma ne deve averne fatti altri due. E quindi vuol dire, se sta avvisando i consiglieri comunali che c'è qualcosa che non fa, il consigliere Giuseppe Lattanzio fa altro che l'obbligo del suo dovere, e io lo ringrazio. Intervento a Marco Cecchini. Grazie Presidente. Allora, senza entrare subito nella polemica, signor Sindaco, lei prima ribadiva il concetto che molti cittadini le chiedono, cosa le chiedono? Le chiedono di vendere la farmacia, in sostanza, punto interrogativo. Perché a me risulta che è stato fatto un referendum nel 2005 dove i cittadini dicevano non vendete le farmacie. Beh, qui c'è anche un piano degli investimenti, c'è un piano chiaro degli investimenti e a sentire l'assessore Cibelli, che ha fatto l'elenco di circa una trentina di vie da mettere a posto e facendo un po' i conti della serva, qua sulle opere pubbliche, sul piano triennale degli investimenti ci sono 529.000 euro da mettere sul piatto che diviso 25-30 vie fanno circa 20.000 euro a via. Io non so cosa avete in mente di fare con 20.000 euro. Poi, no, le volevo chiedere, aspetti. Poi dopo le chiedo, sempre nel piano triennale degli investimenti, se voi parlate di manutenzione straordinaria del verde pubblico di 100.000 euro. Beh, io manutenzione, adesso sì, ormai è arrivata una manutenzione straordinaria, ma io sono convinto che una buona amministrazione debba accantonare i soldi anno per anno e spenderli nel tagliare quello che deve tagliare. Poi volevo chiederle, ma sono i cittadini che le chiedono di spendere 7.500 euro nei parcometri? Voglio dire, voglio chiederle poi, 15.000 euro nelle opere di illuminazione, ancora 191.000 euro nel bus terminal, ok, nel 233.000 euro nel GIZ. Cioè, questo le chiedono, cioè, vendiamo una farmacia per fare questi lavori. Cioè, l'unica cosa che un po' mi dava, mi faceva gioire era che c'era l'acquisto di uno scuolabus del valore di 160.000 euro, però voi lo mettete nel 2017, quindi glielo facciamo noi, come dice il consigliere Casanti, glielo facciamo noi. Forse. Beh, la sostanza è questa, cioè che andiamo a spendere, cioè se vendiamo la farmacia andiamo a spendere queste risorse in cosa? Punto interrogativo. Vorrei essere, mi sembra di essere stato abbastanza chiaro, adesso magari se lei sarà più dettagliato nelle spese e in quello che ha in mente di fare, anche perché sono convinto che i cittadini non chiedono di spendere circa una ventina di mila euro, perché qui sono 529.000 euro nei lavori di manutenzione straordinaria delle vie cittadine. E se, eh? No, ma
Chiaro, a questo punto, per come siete messi, è chiaro che non... Grazie, Presidente. Bene, la parola a Enrico Del Prete. Grazie, Presidente. Anche a me fa piacere che stasera ci siano tante persone come nel Consiglio di dicembre, perché forse probabilmente l'argomento farmacia è un argomento interessante, che interessa i cittadini. E avrei voluto iniziare a discutere subito entrando nel merito, sia di quello che ci viene proposto che della questione farmacie, anche se il merito credo che da me l'abbiate già sentito parecchie volte in Consiglio Comunale, ma forse non vi fa mai male ritornare su certi argomenti. Però prima di entrare nel merito, ci sono state qui stasera delle discussioni che forse sono andate un po' oltre al merito, appunto. Cioè, è stato accusato prima il consigliere Lattanzio di avere usato toni un po' pesanti nei confronti dei consiglieri, presumo, di maggioranza. Beh, io ho rilevato invece che sia nel discorso del sindaco sia nel discorso dell'assessore Cibelli ci sia stato comunque nel richiamo all'assunzione di responsabilità dei consiglieri su questo voto un particolare accenno al fatto che, signori, se il Consiglio non vota questa roba, cari cittadini che siete qui stasera, non vi faremo le strade, non vi faremo i marciapiedi, non taglieremo il verde pubblico. A me sembra che sia stata data al Consiglio una responsabilità che invece avreste dovuto già prendere voi, ma non da adesso. Sono 4 anni che siete lì, cioè che le strade sono in questa situazione, non è che le scopriamo stamattina, sono anni che abbiamo le strade disastrate, e fatto salvo che non tolgo le mie responsabilità di quando ero in maggioranza e non voglio assolutamente eluderle, mi ci metto anch'io, ma comunque arrivare oggi a venirci a dire al Consiglio Comunale, quando è la Giunta che deve proporre alcune cose e il Consiglio vagliarle e in coscienza decidere se sono valide o non valide, venirci a dire che adesso improvvisamente bisogna fare tutto questo dopo che per 4 anni invece le risorse sono state gestite in una maniera completamente diversa, e qui ritorno al vecchio discorso che vi ho sempre fatto, carissimi sindaco, giunta, consiglieri di maggioranza. Io non dimentico che nell'anno 2014, bilancio preventivo, e vi ho riportato i dati, anche qui, come diceva qualcuno che mi ha preceduto, non li ho tirati fuori io, non è che me li sono inventati. I dati sono stati dati dai revisori dei conti. C'è stato un aumento della tassazione che ha portato alla chiusura del bilancio del 2014 ad un avanzo di bilancio di 6 milioni di euro, e vi ricordo che l'avanzo di bilancio sono soldi non spesi, incassati ma non spesi. Poi dopo che ci sia stata la questione dei fondi, che ci sia stata la questione del patto di stabilità, questo lo so anch'io, non voglio insegnare niente a nessuno e non pretendo neanche che alcuni vengano ad insegnare a me come devo leggere un bilancio, perché credo che in questi anni di aver imparato qualcosa dal bilancio, specialmente attraverso l'assessore Bondi. Ma quello che vi volevo dire è che avete aumentato la tassazione ai massimi livelli, IMU, TASI, e tutto quello che si poteva aumentare, tassa d'affissione, tassa solo, tutto quello che si poteva, per fare cosa? Questa è la domanda che vi devono porre i signori che sono seduti là davanti, perché tutte queste cose che avete citato stasera, le decine di vie, quello che faremo, quello che invece non potremo fare purtroppo se non vendiamo le farmacie, mi dovete spiegare perché su un bilancio di quasi 28 milioni di corrente di cassa, anno per anno, e vi ripeto, 4 anni, vogliamo fare 3 perché il primo anno c'erano delle difficoltà oggettive? Va bene, facciamo 3, ma in 3 anni mettere via 300.000 euro all'anno da quel corrente di cassa voleva dire aver messo via 900.000 euro, ok? Grosso modo diciamo che è la cifra che si avvicina a quella cui oggi voi ci proponete di vendere le farmacie? E poi
che cosa andiamo a fare? Perché guardate, io ho visto qualcuno prima sorridere, ho visto fare così, prenderlo un po' sul gioco, i discorsi che sono stati fatti dai consiglieri che sono intervenuti prima di me. Ma voi citate, con l'alienazione delle farmacie, manutenzione straordinaria e verde pubblico, e dovete aggiungerla la parola straordinaria, perché la manutenzione di verde pubblico, da che mondo è mondo, si è sempre fatta con il corrente di cassa. Sempre fatta in quel modo, e ve l'ho detto già l'altra volta, è chiaro che il confine diventa molto labile tra lo straordinario e l'ordinario, ma probabilmente, ve lo ripeto, se tutto questo fosse stato fatto con un'oculata gestione delle risorse e con un'idea di che cosa si voleva fare per la città, dandosi delle priorità, non spendendo soldi a caso oppure venendoci a dire purtroppo le risorse non ci sono. Le risorse ci sono, avete 6 milioni di avanzo di amministrazione, avete incassato 800.000 euro, ve lo ripeto ancora, 800.000 euro dall'escussione delle fideiussioni del VGS. Quei soldi erano stati messi all'interno del bilancio preventivo per le appunto gli investimenti, modificando il precedente piano degli investimenti. Allora, santo Dio, ma se c'era veramente bisogno di fare queste strade marciapiedi, a parte il fatto che ve l'avevo contestato anche quella volta, perché poi voglio vedere se il VGS va a buon fine, chi farà la piazza interna e via dicendo, perché quella rimane a carico nostro, ma non si poteva già fare allora questo lavoro con quegli 800.000 euro, dandosi una priorità? Qual è la priorità? Fare le strade, i marciapiedi, l'illuminazione pubblica, il verde pubblico, ok, quei soldi lì li utilizziamo per questo. C'è un piano triennale, 14-15, e chi verrà dopo di voi, 16 o via dicendo, ma venirci a dire oggi, a 7-8 mesi dalla fine del mandato, perché in sostanza di questo si tratta, negli ultimi due mesi si aprono i comizi elettorali, quindi si fa l'ordinaria amministrazione, che bisogna assolutamente fare questo, perché altrimenti la città, sono anni che sta aspettando queste cose. Sono anni che le sta aspettando. Il discorso del bus terminal, come quello che dovrebbe essere la sistemazione per la Guardia di Finanza, come quello che dovrebbe essere appunto l'investimento di fronte a patrimonio, perché qui ci tengo e molto, faccio sapere a tutti, che la cessione della titolarità della farmacia è cessione di patrimonio pubblico, patrimonio nostro, vostro, di tutti i cattolichini, che tutti noi abbiamo contribuito a creare, e che qualcuno oggi ci venga a dire che bisogna assolutamente privarsi di tutto questo, senza darci in cambio nulla di tangibile, di sostanziale, che si possa toccare, perché fra 5 anni le strade in marciapiedi le dovremo rifare se continuiamo a non fare la manutenzione. E cosa vendiamo dopo, che non abbiamo più niente da vendere? Questa è una delle poche fonti di patrimonio che ancora ci rimane. Cosa andiamo a vendere dopo? L'altra farmacia? Vogliamo privarci proprio di tutto? Non lo so. E ritorno sul discorso bus termine. Il bus termine di cui si è tanto parlato, io ricordo già i tempi in cui anch'io ero in maggioranza, si discuteva di questo. Benissimo, ci deve andare la Guardia di Finanza, benissimo, ma si è parlato anche di un affitto. Allora, se i costi sono quelli che ci sono stati descritti qui anche stasera, 200.000 euro, ma santa miseria, bisogna per forza vendere una farmacia per spendere 200.000 euro nella ristrutturazione del bus terminal, quando si potrebbe tranquillamente, perché i margini da bilancio li abbiamo, accendere un mutuo di 200.000 euro che a noi non costa nulla e a costo zero, perché si ripaga coi soldi dell'affitto del Ministero dell'Interno, della Guardia di Finanza. Allora, sindaco, non mi parli sopra, perché mi dà fastidio nelle orecchie. Dopo avrà tutto il tempo, visto che lei di tempo ne ha tantissimo a disposizione per rispondere alle nostre discussioni. Ecco, allora, voglio entrare invece adesso, e quindi ripeto, a me questa roba che la colpa è dei consiglieri, se non si fanno queste robe, non mi va mica tanto bene. La colpa non è dei consiglieri, la colpa è di chi in questi anni non ha guardato più in là del proprio naso, non ha avuto un'idea di sviluppo della città, non ha avuto un'idea di manutenzione della città e non è riuscito a reperire le risorse necessarie all'interno di un bilancio che ha portato ad avere 6 milioni di avanzo dopo una tassazione aumentata ai limiti di tutto quello che la legge permette.
Ok? Quindi, torniamo coi piedi sulla terra prima di dare le colpe ad altri. Assumiamoci ognuno di noi la nostra responsabilità, non che è sempre colpa di qualcun altro. Uno. Due, di nuovo, le farmacie. A me, cioè, è un anno che andiamo dietro a sta roba, e che oggi, vi ripeto, a 6-7 mesi dalla fine, voi abbiate queste idee immaginifiche di poter fare chissà che cosa, senza poi pensare anche magari a chi verrà dopo, che potrebbe avere anche idee diverse dalle vostre su come gestire il patrimonio o di cosa avere come patrimonio e via dicendo, su come gestire le risorse per poter fare i lavori che avete descritto sino ad oggi, che probabilmente, forse, potrebbero anche essere più bravi di voi e reperirli senza vendere patrimonio. Chi ve lo dice questo? Voi sarete bravissimi, però probabilmente potrebbe esserci anche qualcuno più bravo di voi. Bene, allora, a ritornare a questo discorso, dove si vendono le farmacie, qui c'è stato un discorso strano stasera, che io mi sono riletto anche nella relazione del consigliere Lattanzi, dove noi mettiamo in vendita le farmacie a 1.250.000, però abbiamo una perizia che in un primo momento, quella della delibera di dicembre, ci diceva che il valore delle nostre farmacie era di 950, della farmacia di Via del Prete, era di 950.000 euro se l'avessimo venduta, ok? 6 mesi dopo, richiesta una nuova perizia su mandato dei consiglieri di maggioranza, non di opposizione, perché il nostro discorso è stato chiaro, abbiamo sempre detto no dall'inizio, viene fuori che in 6 mesi questa farmacia vale 850.000 euro, perde 100.000 euro secchi di valutazione patrimoniale nel giro di 6 mesi. Vabbè, lo trovo strano, però probabilmente chi ha documentato tutto questo avrà avuto tutta la documentazione necessaria per poter fare questo tipo di perizia e avrà dato questa valutazione. Ma quello che mi risulta ancora più strano è una cosa. Al di là del fatto che in delibera si cita che la farmacia può essere rilevata dai privati e quindi questi possono dare un impulso diverso, incassare di più, di meno, la posizione, il mare, va bene, ma voi mi spiegate perché qualcuno dovrebbe venire a comprare la nostra farmacia comunale per 400.000 euro più di una valutazione data da uno studio, presumo, professionale che questo fa di mestiere e che quindi è un benefattore a questo punto. Io di benefattori in giro per la strada ancora non ne ho trovati. E tutto questo mi riporta al discorso del consigliere Lattanzi in cui forse noi non abbiamo tutti gli elementi, visto che manca appunto una contabilità separata, per poterci fare capire quanto realmente vale la nostra farmacia, perché a questo punto mi chiedo se potesse addirittura valere di più. Perché se valesse di più, qui staremmo creando un danno erariale. Questa è una cosa. L'altra cosa che vi ho detto l'altra volta, e su cui mi sono arrabbiato molto, non è vero che non ci sono proposte. Proposte c'erano. Io ve le ho portate. Nero su bianco. Foglio firmato dall'amministratore delegato Aspes Farmacie, dottor Antonio Murgitto, col quale poi ho avuto modo di fare una discussione anche successivamente, circa 6-7 mesi fa, e mi diceva che la base di quella proposta di allora per lui rimane valida tutt'oggi. Chiaramente ci sarà da discutere, ma la base di quella proposta era appunto quella che con una gestione e quindi senza vendere la titolarità della farmacia, che è il vero valore delle farmacie, perché sono contingentate, chi vuole una licenza di farmacia la deve venire a prendere da noi, o da Ballotta, o dai privati, quindi non è che uno si sveglia al mattino e si apre la sua farmacia sotto casa, la legge Bersani per questo non vale. Ce n'è una nuova, ok, ce n'è una nuova, benissimo, ma anche questa però è data dal rapporto famoso che c'era tra la popolazione, quante ce ne sono già e via dicendo, ok? Però prima il diritto di prelazione era stato dato a noi anche su quella, no?
Bene, mi sono sbagliato, benissimo, mi sbaglio e chiedo scuse. Io chiedo scuse ogni tanto. Quindi, tornando, anche se ogni tanto perdo il filo, mi scuserete, tornando a quel discorso lì delle farmacie, essendo appunto che la gente o le viene a prendere da noi o le viene a prendere o le va a comprare dal privato, cioè vorrei capire se quel valore rimanesse a noi con una proposta come ci è stata fatta di affitto, noi le affittiamo per 10 anni questa persona in una prima ipotesi bozza che aveva presentato e che vi ho portato qui, quella è nero su bianco e firmata, diceva io per 10 anni sono disponibile a darvi 1 milione, se avete bisogno addirittura dell'upfront, io il milione ve lo do subito, ok? Per tutte e due, sia chiaro, per tutte e due, voglio essere chiaro su questo, non per una, per entrambe le farmacie comunali, ma si tratta comunque di un affitto al termine dei 10 anni, le farmacie ritornano le nostre, le loro ritornano, non le nostre, perché noi qui, è vero che li rappresentiamo, ma sono anche le loro le farmacie. Abbiamo mai chiesto a loro cosa ne pensano? Abbiamo mai tentato di dire, ma sapete, con le farmacie vi mettiamo a posto le strade, i marciapiedi, e se qualcuno vi dicesse, come, c'è un bilancio di 43 milioni di euro, fra corrente di cassa e parte investimenti e trasferimenti, e hai bisogno di vendere le farmacie per 1 milione, per fare quello che mi dici che devi fare? Cioè, ci sarebbe molto da discutere su questo, no? Quindi, i discorsi sono tanti, tanti li abbiamo già fatti, noi rimaniamo fermi sulla nostra posizione, abbiamo constatato che voi siete rimasti fermi sulla vostra, vedremo alla fine di questa serata che cosa succederà. Per il momento mi fermo qui, grazie Presidente. Ma certo che parlare dopo, posso parlare Presidente? Sì, prego. Sono... No, dico parlare dopo del prete che ha fatto una lectio magistralis su tutto l'argomento è molto difficile, perché mi sembra insomma che abbia ampiamente insomma illustrato qual è la situazione. Io voglio semplicemente ribadire, insomma rimettere un attimino un po' in chiaro quelle che sono state le considerazioni anche insomma abbastanza importanti da parte del sindaco all'inizio, proprio perché già nelle precedenti dibattiti in consiglio comunale sulla stampa abbiamo espresso la nostra posizione contraria alla vendita delle farmacie come patrimonio pubblico, quindi come patrimonio di tutti i cittadini di Cattolica, e quindi questo è un fatto noto, stranoto, e quindi non sto a dilungarmi sulle motivazioni che già ampiamente sono state illustrate. Quello che voglio in questo momento toccare è più un discorso politico, nel senso che quanto affermato dal sindaco all'inizio di seduta, io l'ho inteso in questa maniera, che forse poi mi sbaglio, però voglio insomma un attimo precisare, perché è vero che la responsabilità è del Consiglio Comunale su un mandato che è stato dato dalla maggioranza dei consiglieri comunali e non dalla opposizione. Noi abbiamo votato contro quella volta, noi inoltre abbiamo anche votato contro al bilancio. E tutti i bilanci che voi avete presentato negli ultimi 4 anni e mezzo noi li abbiamo contestati. Perché? Perché se fossimo stati noi in maggioranza all'amministrazione della città avremmo costruito un bilancio diverso dal vostro. Quindi tutte queste considerazioni che voi fate, diciamo così, ve le fate per voi. A noi non ci toccano, nel senso che noi avremmo fatto altre priorità, avremmo inserito altre priorità, ci saremmo comportati diversamente e quindi, voglio dire, voi avete fatto delle scelte, la maggioranza ha il compito, così come approvate i bilanci, ha il compito e l'obbligo politico
di approvare, nel caso che lo ritenesse opportuno, la vendita delle farmacie. Vedremo se c'è la maggioranza che sostiene questa giunta, che ha approvato i bilanci e che vi approva anche questo. Amen. Noi voteremo contro e la maggioranza si assume le sue responsabilità di organo politico, di governo e di amministrazione della città. Quindi, se permettete, ognuno ha le sue responsabilità, noi ci prendiamo le nostre come opposizione. Ripeto, il bilancio ve lo siete fatto voi, noi non l'abbiamo voluto in quella maniera che voi lo avete proposto e quindi a noi proprio questo non ci tocca, nel senso che noi avremmo fatto diversamente. Il consigliere Del Prete ha anche enunciato, entrando un pochettino nel dettaglio di come si poteva costruire il bilancio con degli obiettivi dal suo punto di vista, e quindi ha dimostrato che c'è una possibilità diversa di amministrare una città. D'altro canto abbiamo qui vicino a noi una città che è quella di Riccione, dove hanno fatto un bilancio diverso dai precedenti. Ad esempio hanno tolto la TASI sulla prima casa, per esempio. Voi invece l'avete aumentata, non solo l'avete mantenuta, ma rispetto all'anno scorso, in alcune fasce, c'è un incremento dell'esborso, no? Perché è vero che avete ridotto dal 3 per 1000 al 2,5 per 1000 l'aliquota, ma avete tolto le detrazioni. E guarda caso, gli immobili che avevano una rendita più bassa con detrazione più alta si verranno a trovare quasi un raddoppio, alcuni casi, di quanto hanno pagato l'anno scorso. Questa è stata la bella operazione che voi avete confezionato e che noi abbiamo sempre contestato, tant'è che noi abbiamo contestato anche una serie di spese che voi avete invece approvato. Noi abbiamo detto, se fossimo stati noi, una serie di spese le avremmo fatte diversamente, avremmo operato dei tagli di spesa in alcuni settori, insomma avremmo fatto un bilancio completamente diverso. Inoltre avete avuto questi 4 anni per poter vendere farmacie, se le ritenevate insomma necessarie, voglio dire, si potevano vendere un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, insomma, voglio dire, senza arrivare a ridosso del termine del mandato amministrativo per poter discutere di questa vendita, che naturalmente prima che vengano approvato, dopodiché bisognerà fare i bandi di gara, e poi dopo, una volta ricevute le cifre, bisogna iniziare dei bandi per poter attuare i lavori, insomma ci vuole del tempo, no? fra quando si decide a quando poi le strade, in questo caso quello che è, viene attuato. Comunque lasciamo perdere, se voi avete fatto questi tempi, evidentemente avete calcolato delle tempistiche necessarie, comunque, quindi questa è una cosa comunque che andrà rivalutata. Ecco quindi sostanzialmente che il discorso politico è questo qui, quindi, cioè che la maggioranza deve garantire il sostegno alla giunta, la maggioranza che ha votato il bilancio deve garantire l'attuazione poi di quel bilancio nelle modalità che si ritenete opportuno, e non potete coinvolgere noi in una responsabilità che non ci compete, perché ripeto, quegli obiettivi lì non sono i nostri obiettivi, quel bilancio lì non è il nostro bilancio, e pertanto quando ci sarà poi la dichiarazione di voto manifesteremo più dettagliatamente. Ecco, quindi mettiamo un attimo le cose in ordine, ognuno rappresenta quello che rappresenta, quindi noi non possiamo rappresentare gli interessi e gli obiettivi strategici che legittimamente la maggioranza si è data. Grazie. La parola a Giovanna Piccioni. Io faccio parlare chi me lo chiede. Prego Giovanna. E a proposito di responsabilità, vorrei iniziare con una piccola premessa e con un piccolo cappello.
e poi rifare, visto che c'è il pubblico, un po' la storia, perché forse molti non la conoscono approfonditamente, e ci terrei, così brevemente, senza dilungarmi troppo, a fare un riassunto. Intanto il cappello consiste in questo, che è importante, per quanto mi riguarda, riaffermare che chi sta su questi banchi è chiamato ad ogni giorno ad operare nel rispetto del mandato che ha ricevuto, a valutare attentamente anche questioni difficili e sofferte, con coscienza e con impegno, in perfetta buona fede e libero nei propri convincimenti da ogni condizionamento esterno. Dico questo perché io sono tra quei consiglieri che ritengo che tutti i passaggi politici, amministrativi, in relazione all'alienazione della farmacia di Via del Prete, siano stati puntualmente esercitati attraverso un lungo percorso conoscitivo, indagini valutative con tecnici, consulenti, affrontate invece, rispetto a quanto si è detto, in modo scrupoloso, al fine di non avere alcuna titubanza sulla validità e sulla giustezza di questa operazione. Le motivazioni che ci hanno indotti in questa scelta sono ormai note a tutti e di dominio pubblico. Da un lato, l'esigenza di reperire nuove risorse finanziarie da destinare al finanziamento di opere pubbliche, di nuovi investimenti, che voi sapete che sono bloccate dal patto di stabilità, il quale penalizza qualunque ricorso all'indebitamento. E poi ci sono le farmacie, che più in generale si trovano, diciamo, che hanno esaurito la funzione sociale che avevano rispetto al passato. Oltre alla loro precaria situazione gestionale, caratterizzata da una sempre diminuzione costante del fatturato, dovuta principalmente alle situazioni economiche in cui tutti i commercianti, in tutte le attività si trovano, ma da una diminuzione costante del fatturato, dovuta principalmente ad una minore competitività delle farmacie comunali rispetto a quelle private. E poi, questo in generale per le farmacie, ma in particolare, per ciò che riguarda la farmacia del Via del Prete, è in totale assenza di redditività. Allora, queste motivazioni riconducevano, secondo l'amministrazione comunale, la farmacia di Via del Prete allo stato di un bene non strategico, non il gioiello di famiglia, non il patrimonio inestimabile, ma riconducevano la farmacia di Via del Prete allo stato di un bene patrimoniale non più strategico e compatibile alla dismissione, al fine di reperire quelle risorse di cui prima si parlava, risorse finanziarie da destinare alle opere pubbliche, a quegli investimenti a favore della collettività. Questo è stato il percorso semplice, quello che ogni imprenditore oggi farebbe, rendendosi conto della improduttività della propria azienda. Ma quanti di voi sono imprenditori e devono alla fine decidere di togliersi il mignolo per non tagliarsi poi il braccio? Cosa c'è di eclatante in tutto questo? Nel voler trasformare un bene improduttivo in un bene che può invece essere investito nella città,
nel miglioramento di beni che abbiamo, della loro valorizzazione, quella sì valorizzazione, quella la chiamo valorizzazione, quello di dare un maggior valore ai beni che già abbiamo. Il percorso che è stato seguito per addivenire alla volontà della cessione della farmacia, della licenza, è una licenza quello che andiamo a vendere, non è un bene patrimoniale, della farmacia di Via del Prete, è stato a lungo meditato e ampiamente concertato. E qui si deve rammontare alcuni passaggi fondamentali. Allora, con l'approvazione del bilancio di previsione del 2015, il Consiglio Comunale ha votato con l'unanimità della maggioranza la previsione degli investimenti che si sarebbero realizzati dalla vendita della farmacia di Via del Prete, per un importo pari a 1.250.000 euro. Beni e interventi che già l'assessore Cibelli ci ha elencato. Successivamente, con delibera consigliare del Consiglio Comunale dicembre 2014, veniva conferito un ampio mandato alla Giunta di procedere all'alienazione della licenza di Via del Prete. E nello specifico cita testualmente la delibera: autorizza la giunta comunale a procedere alla gestione della titolarietà o affidamento di durata decennale in gestione a terzi della o delle farmacie comunali, previa valutazione delle suddette soluzioni da parte di professionista abilitato. Quindi si chiede una seconda valutazione per le due opportunità, vendita, gestione. La Giunta, in ottemperanza a tale mandato, ha reperito risorse per il conferimento di un nuovo incarico a professionista abilitato, le cui risultanze sono state illustrate in riunioni, in commissioni consigliari, in gruppi di maggioranza. Tali risultanze confermano in modo inequivocabile la fondatezza della valutazione positiva espressa dalla Giunta in una sua delibera circa l'opportunità della cessione della farmacia di Via del Prete. Ora è necessario essere coerenti, conseguenziali e soprattutto rispettosi di coloro che in questo percorso si sono impegnati e ci hanno creduto. Rispettosi di quelli che sono i procedimenti amministrativi ed istituzionali che impongono ai consiglieri comunali di fare scelte che vanno nella direzione dell'economicità a favore della collettività e della buona amministrazione, senza indulgere in tentennamenti o ripensamenti dell'ultima ora, che nulla hanno a che vedere con le scelte di cui ha bisogno la città, ma che creano solo confusione e anche disorientamento. Ho finito, grazie. La parola al sindaco. No, brevemente, perché poi vorrei far parlare il dirigente Rinaldini che ha seguito. Io ho sentito dal consigliere del Prete una serie di affermare delle cose non vere. Cioè, da sempre, e anche la sera del 22, il consigliere del Prete parlava di una offerta presentata all'amministrazione
dalla società delle farmacie comunali di Riccione. Non è vero. E gliel'ho detto, gli abbiamo detto, quella sera la lettera è qui. Chissà, ecco. Non solo, ma poi quando ci siamo premurati di chiamare il soggetto che aveva inviato questa lettera, ha detto di sé no, assolutamente. Questa non è assolutamente una proposta, è un esercizio esemplificativo di procedimento per il quale vorrei, per fare un'offerta, una proposta, abbiamo bisogno di avere le informazioni. Al che, poi ne parlerà il dirigente, gli sono stati dati tutte le informazioni, ha avuto l'accesso a tutti i numeri, tutti i dati, tutti gli elementi, chiedendo se entro 30 giorni fosse stato in grado, quantomeno, di fornirci una proposta scritta che si serviva come elemento di base, quantomeno, oltre all'audit tecnico, per un eventuale bando di gara, qualora il Consiglio Comunale avesse deciso la non alienazione delle farmacie, ma il conferimento in gestione. Non solo lui, poi il dirigente ve lo spiegherà. Io ho partecipato e ho assistito a tutte le operazioni, almeno ad alcuni incontri, quindi in modo di avere prove testimoniali, perché le chiacchiere sono chiacchiere e i fatti sono un'altra cosa. Dove abbiamo chiesto, abbiamo conferito i documenti a tutti i soggetti gestori che si sono venuti a proporre, per ai quali comunque abbiamo detto una cosa. Sarà una gara pubblica. No, chiaro, non chiaro, non chiaro, perché la condizione è che non sia gara pubblica, ma essere soci, noi dobbiamo entrare soci in una partecipata. A questa è l'unica condizione, altre non ne hanno. Queste sono cose che abbiamo già detto all'epoca e abbiamo più volte ripetuto, che non sono proponibili. Sono percorsi non proponibili. E quindi è ora di smetterla con questi, abbiamo chiesto se erano disposti ad acquistarle, abbiamo disposti, se erano disposti a farci un'offerta scritta. Nessuno si è reso disponibile a farci una proposta scritta. E comunque, dopo il primo incontro, raccolti tutti, poi il dirigente sarà più preciso, perché poi li ha seguiti anche, quindi gli uffici gli hanno dato tutti gli elementi come hanno dato quelli che hanno fatto l'audit. Tutto. Quindi, bene. Il resto, caro consigliere del prete, sono chiacchiere. E io lo posso dimostrare. Ecco. No, io mi altero, perché lei sta continuando, consigliere, a spacciare, anche a informare in modo distorto. E non va bene. Bisogna dire le verità. Detto questo, questa è la verità, quella che vi sto dicendo. Ecco perché mi altero, perché dopo aver fatto lavorare, cioè noi abbiamo dato mandato, ci avete dato mandato, ce l'abbiamo messo tutta, trasparenza, lavorato, eccetera. Perché cosa? Bene, se vogliamo, per poter fare una scelta. Ma invece ci siamo accorti che tutta l'operazione, e qui mi rivolgo al consigliere del corso, lei è consigliere fino all'ultimo giorno, io sono sindaco fino all'ultimo giorno, poi chi ci sarà dopo continuerà, ma cominciare un anno e mezzo prima a non far lavorare l'amministrazione comunale vuol dire che il mandato deve essere un mandato di 3 anni e mezzo, non un mandato di 5 anni.
E non capisco perché sulle scelte che debbono essere fatte ci si debba fermare un anno prima. Attenzione, e quando lei mi dice, ma queste cose chi le farà? Non mi interessa, non devo mica farle io. Cioè, non è una proprietà mia, è una proprietà di tutti i 17.000 cittadini. Non è una proprietà di un gruppetto che si fanno, che litigano politicamente. Qui siamo dentro, si torna sul discorso amministrativo degli interessi di una città. I quali interessi non possono stare dietro alle frivole e ritardare delle soluzioni. La gente ha bisogno che le cose vengano fatte. Non che si mettano i paletti perché non vengano fatte, perché forse le farà un altro. Ma perché deve essere fatto dopo quello che poteva essere fatto prima? Ma lo volete spiegare? Questo non ha un senso. Ma qualunque sia la soluzione, ma una soluzione la dovete prendere. Non può essere la soluzione il non facciamo niente perché lo faremo dopo. Ma è mica roba vostra, non è mica roba mia. È roba di tutta la città, di tutti i cittadini. E le conseguenze sono ritardi. Ma cosa vuol dire non... Beh, ritardi anche economici. Perché a fronte di una farmacia, ecco perché si è detto questo, poi ce n'è un'altra. Io sono d'accordo di venderle anche tutte e due. Solo che una personale a tempo determinato e l'altra in tempo indeterminato. Abbiamo detto, beh, chissà quanto parteciperanno, a quanto che offerta faranno. Bene, com'è che si fa? Come faresti tu? Come farei anche strategicamente? Ne vedo una, vedo il risultato, poi eventualmente, successivamente, valuto anche l'altra, ma siccome l'altra è quella che mi dà di più, non parto a vendere quella che mi dà di più, parto quella che non mi dà niente e con quell'entrata avrò un'entrata doppia, e questa è la valorizzazione di patrimonio. Io non lo so come spiegare, sono delle cose elementari. Però avete mai, cioè, vi siete mai messi veramente nella gestione di investimenti, di cose proprie, eccetera, coi rischi? Allora, è un'operazione a rischio zero. Danno zero al cittadino, perché i medicinali li avrà sempre come prima. Che gli dia un dipendente comunale o che gli dia un dipendente privato, non cambia niente. Dovremmo fare, quantomeno per gli arredi, eccetera, perché è vecchia vetusta, spendere 150-200 mila euro, non so quanto, 100, ma qualsiasi cifra, per darmi al 31-12 non l'utile, ma guardo entrate tra l'incassato e l'uscito, 16.883,44 euro. E con 200.000 lire di un investimento di questa entrata ne prendo 32.000 e non mi va via la Guardia di Finanza, eccetera. Solo quella robina lì. Ma non è una valorizzazione di investimento? E perché? Mettere a posto gli investimenti, fare delle strade nuove, non la potatura, non le manutenzioni. Non le manutenzioni, ma quello che rientra nella voce investimenti. Perché gli investimenti, non è che lo diciamo noi che cos'è un investimento. Ce lo dicono, ci sono delle regole ben precise. Poi l'assessore, il vice sindaco Cibelli, lo sa bene che cos'è. Perché magari potesse fare differentemente. Ma, scusate, aumentiamo le tasse? No! Questi sono i capitoli di entrata. Altri capitoli sono delle fantasie. E io, no, e io per me è anche una follia. In questo momento, con le arie che tireranno nei prossimi 2 o 3 anni, caro consigliere Del Prete, mi dispiace perché quando lei parla del periodo quando siete stati, per carità, però mi sono trovato nel bilancio un paio di problemini mica da poco, dove erano state previste 50.000 euro per fare una cosa, dove i soldi non c'erano. Dove erano stati previsti
che le abbiamo, abbiamo dovuto poi recuperare. Eh? No, no, ho detto che l'abbiamo dovuto trovare, perché il bilancio preventivo, signori, aspettate un attimo, il bilancio preventivo, ancora se non ci siamo messi d'accordo cos'è l'approvazione di un bilancio preventivo, così come lo fanno le aziende, lo fanno i comuni, è basato su ipotesi di entrata e stime di uscita. Ma se queste entrate non ci sono, io vi ricordo che quest'anno noi per che queste entrate calano, è ovvio che devi andare in assestamento o le uscite non le può, non potranno essere quelle. Se questo sarà, se Marco Cecchini, che mi deve pagare 100 euro, scusi, faccio un esempio. No, ma se, no, no, ma allora ho capito, allora, quando vengono fatte certe osservazioni, si ricevono le risposte così, perché altrimenti non si fanno delle osservazioni così banali e fuorvianti. È certo che, e le cose che ho sentito anche sul bilancio, perché bisogna che risponda. Quando sento parlare del bilancio e sento parlare dei 6 milioni, caro consigliere del prete, mi pare che il dirigente Cristoforetti, sia nelle commissioni, sia quando abbiamo guardato, gliel'ha spiegato più volte cosa sono quei 6 milioni che non sono 6 milioni, ma cos'è. E quando le dico che revisore dei conti è lo stesso corte dei conti, ce lo direbbe subito. L'avanzo che dobbiamo mettere è notevolmente già sacrificato per le poste dei contenziosi che questo comune ha, così. E non si può mettere a rischio un'amministrazione. Già siamo andati a pagare, quest'anno paghiamo ancora i 450.000 euro e quest'altro anno ancora, l'abbiamo pagato anche l'anno scorso, dell'Unicredit. Sì o no? Bene. E lì l'abbiamo sgavagnata perché siamo riusciti a transare. Con questi altri non lo so se si va a transare. E sapete quanti sono? Lo dovreste sapere. Arrivati anche in maggioranza, sono sempre quelli. E che vanno a maturazione. Se ne vanno a maturazione uno o due, bisogna averli i soldini. Devi averli da parte per forza. E quelli non li puoi toccare. O non lo sapete. La parola a Tiziano Tonti. Allora, prima cosa, volevo rassicurare il consiglio che non mi sono sentito minacciato dall'intervento di Pino, al quale mi lega un rapporto di grande cordialità, simpatia e affetto. Forse magari è stato l'invito a prendersi la propria responsabilità, forse pleonastico, di fatto, il fatto che siamo qui. Lo è ancora di più per noi stasera, che, voglio dire, più responsabilità di così. Quindi, insomma, potevo stare a casa, tranquillo anch'io, no? E invece sono venuto qua. Pur sapendo l'esito, conoscendo l'esito, come giustamente la fotografia di Marco è stata perfetta prima, no? Guardate come siete messi, insomma. Il punto, io dico questo, io francamente non ho neanche voglia di stare a ridire tutto quello che ci hanno detto il 22 di dicembre, perché gli interventi che ho sentito stasera sono esattamente gli stessi del 22 dicembre, che avevamo superato con un voto di maggioranza che aveva in qualche modo archiviato tutte queste cose. Se stasera siamo qui a riparlarne, perché noi di maggioranza in qualche modo abbiamo rinviato la decisione, abbiamo deciso infine di farla andare un po' all'ortiche, come sta andando di fatto, insomma. Quindi diciamo, se un po' merito, tra virgolette, la maggioranza, se stasera siamo qui nuovamente a discutere le stesse cose, con un esito probabilmente diverso da quello che ci pensavamo fosse il 21 dicembre, ancora prima, quando abbiamo inviato il discorso delle farmacie. Quindi, potremmo stare a parlare qui per ore, la sostanza non cambia. Su questo punto,
questo è un punto politico, la maggioranza è venuta meno, e questo è, punto. Cioè, potevamo finire in questa frase tutta la serata. Mi auguro, sinceramente, guardo la giunta, che sia l'unico punto, se no abbiamo un problema grande, da qui a fine della legislatura, mi auguro che ritroviamo i pezzi, li riusciamo a mettere insieme, e facciamo il nostro, la nostra responsabilità, come diceva Pino, fino alla fine del mandato, fino all'ultimo giorno. Mi auguro che sia questo. Questo è un invito che faccio ai miei colleghi, che in questo momento, quelli che ci sono e quelli che non ci sono. Quindi, pertanto, il mio voto è favorevole. Io sono da sempre favorevole alla vendita delle farmacie, per motivi che ho già detto il 22 dicembre, che non starò a ridire. Pertanto, anticipo già adesso il mio voto è favorevole. Grazie. Interviene il dottor Rinaldini. Sì, io intervengo solo per apportare qualche chiarimento, perché naturalmente questo è un consesso politico dove si dibattono e discutono opinioni diverse, quindi io da questo punto di vista non ho titolo ad intervenire, quindi intervengo solo per apportare qualche notizia, qualche specificazione e anche perché sono stati mossi dei rilievi sulla correttezza delle procedure. Ora, con cui soprattutto si sono aggiudicati gli incarichi per l'attività di consulenza di relazione valutativa allo studio. Io devo dire la verità che nella seconda affidamento ho cercato di tenere presente alcuni rilievi che erano stati fatti dal consigliere Lattanzio nella seduta di dicembre, quindi ho cercato di mettere a buon frutto alcune osservazioni che allora erano state fatte, ma vedo che anche così però la cosa non è stata soddisfacente, quindi evidentemente non ho ben interpretato la cosa. Per quanto mi riguarda... Potrei esservi sbagliato, dottor Rinaldini, mi scusi. Potrei? Sì, ma infatti era solo per rilevare questo, perché diciamo, quindi su questo, diciamo, io sono convinto della legittimità delle procedure che sono state seguite per gli affidamenti, e poi naturalmente possiamo sbagliare, però insomma certamente non condolo, questo è certo da parte mia. Per quanto riguarda invece, volevo fare solo un aggiornamento, perché a questo rinviava il sindaco, sugli incontri e sui contatti che si sono avuti dopo la seduta di dicembre del Consiglio Comunale con alcuni esponenti di società di gestione di farmacie. Nella prima, diciamo, nella prima quindicina di gennaio abbiamo incontrato il dottor Antonino Rivara, che è il coordinatore di Retà Italia di Alliance Healthcare, che è la società di gestione che gestisce le farmacie di Rimini ed altre farmacie. Abbiamo incontrato la dottoressa Barbara Pesci, che è il direttore generale di Ravenna Farmacie, e abbiamo incontrato il dottor Antonio Muggittu, che è il direttore di Aspes, che è la stessa persona che in 17 dicembre dell'anno scorso aveva presentato quella che lui stesso definisce una mera ipotesi di lavoro. Quindi quello che è successo è questo, diciamo, abbiamo incontrato queste persone, queste persone ci hanno chiesto di trasmettere loro la documentazione che a loro sembrava necessaria per poter vagliare eventualmente la possibilità di un'offerta. Noi abbiamo inviato gli elementi documentari che ci hanno richiesto, cioè la stampa delle rimanenze di magazzino dell'ultimo triennio, alcune delibere
di giunta provinciale sulla pianta organica delle farmacie e di delibera di giunta comunale, poi il prospetto degli incassi di fatturati delle farmacie comunali negli anni 12, 13, 14, il prospetto delle spese e anche il prospetto delle spese del personale. Abbiamo inviato questa documentazione a questi tre direttori di società farmaceutiche. In seguito abbiamo ricevuto questi riscontri. La dottoressa Pesci non l'abbiamo più incontrata perché ci ha fatto sapere telefonicamente che non erano interessati ad elaborare una proposta. Abbiamo incontrato una seconda volta il dottor Antonino Rivara di Retà Italia e il dottor Antonio Muggitto. Il dottor Rivara ha mostrato un interesse piuttosto scarso, ma ha detto che nel caso di indizione di una gara loro avrebbero valutato la possibilità di partecipare. Il dottor Muggitto ci ha fatto alcune proposte sul piano puramente verbale, indicando alcune cifre così, ma a una nostra richiesta di estendere questa cosa in maniera più organica e scritta non ha voluto dar corso. Ci ha proposto di entrare nella società Aspes rilevandone una quota di minoranza e affidare direttamente la gestione delle farmacie comunali alla società. Ecco, questo è a titolo informativo il quadro dei contatti che si sono avuti a proposito di questo problema. Una precisazione, noi fra l'altro per quanto riguarda la farmacia di via Cabral sosteniamo un affitto di 37.742 euro l'anno al 31/12/2014, adesso non so quant'è, e quella di via del Prete sono 26.871 euro, per chi non ne fosse conoscenza. Bene, la parola a Filippo Casanti. Cosa dire dopo questo lunghissimo consiglio? La mia sensazione è che la giunta sia nuda, completamente nuda. Perché? Tutti ci ricordiamo la genesi della delibera di dicembre 2014, che più che una delibera è stato un compromesso. All'interno della maggioranza c'erano delle conflittualità, divergenze, dei punti di vista divergenti. Ricorderete che la proposta di delibera era già stata portata a novembre e, essendoci già in corso le divergenze, si chiese a noi di Officina Civica di deliberare a favore del rinvio e noi deliberammo a favore del rinvio perché motivammo la nostra disponibilità al rinvio dicendo se possiamo discuterne, discutiamo. Questo ci tenevo a ricordarvelo. Poi nella seduta di dicembre, che si è conclusa alle 3 di notte, dopo è stato approvato il bilancio, nella seduta di dicembre si è arrivato a quella sorta di compromesso che a nostro modo di vedere non aveva alcun senso logico, la dimostrazione che non avesse alcun senso logico l'abbiamo questa sera. Perché? Non aveva alcun senso logico perché si superava il problema senza averlo affrontato, senza averlo risolto, scavalcavamo il problema, non l'avevamo risolto, perché non si erano chiarite le divergenze, perché non avevamo stabilito un piano di lavoro vero, e questa sera con dolore abbiamo la conferma che quello che è stato fatto non è il protocollo da seguire. Mi è dispiaciuto sentire dal capogruppo del PD, ci sono state una miriade, una moltitudine di riunioni, di incontri, di confronti, che noi fossimo questi seduti da questa parte, fossimo dei consiglieri di serie B, lo abbiamo sempre saputo, ma non immaginavo fino a questo punto.
Nel momento in cui, signor Sindaco, lei fa una chiamata di correo del Consiglio Comunale e lo richiama alle proprie responsabilità, io vorrei richiamare alla propria responsabilità chi? La Giunta avrebbe dovuto coinvolgere tutti i consiglieri, anche quelli di serie B, in questa miriade di consultazioni, riunioni, confronti, per renderci partecipi. Cosa mi sta facendo vedere, signor Sindaco? Dopo, me lo dica adesso. No, me lo dice dopo. Se erano riunioni a cui avrei dovuto esserci, non sono stato invitato. Glielo dico già. Quello che era il mandato di quella volta era il mandato a fare una serie di valutazioni. Per 5 anni ho detto, questa qui non è un'aula collegiale in cui si discute e si decide, questa è una stanza di ratifica di decisioni prese fuori da qui. E noi qui siamo veramente delle comparsine, dei pupetti, che ogni tanto ci possiamo togliere qualche soddisfazione, forse stasera ce la toglieremo. Forse. Non è una grande soddisfazione. Non è una grande soddisfazione, perlomeno posso parlare personalmente per me e per il mio compagno Pino Lattanzio, non è una grande soddisfazione perché quando a novembre del 2014 vi abbiamo detto volete il rinvio? Va bene, noi siamo d'accordo. Perché? Perché abbiamo piacere di discutere con voi. Non c'è stata una gran discussione, signor Sindaco, non mi sembra sia stato un gran confronto. Se avete fatto tutte queste valutazioni, queste cose che il dottor Rinaldini ci sta illustrando, io le apprendo dal dottor Rinaldini qui questa sera. Quindi non ci venga a dire che c'è stato un dibattito, un confronto, un'apertura su questi argomenti, perché di valutazioni noi non ne abbiamo potute fare. Tanto più che ci dice il dottor Rinaldini, le proposte che hanno fatto sono orali, per cui neanche ci fossero stati dei documenti scritti che avremmo potuto consultare con un accesso agli atti. Niente di tutto questo. Abbiamo perso un anno, avete perso un anno, sì, avete perso un anno. Oh, finalmente. Forse ne avete persi 5 di anni, perché se andiamo a guardare questa delibera, la relazione allegata alla delibera, qui non c'è niente, non c'è nulla, non c'è niente che vi possa aiutare a decidere, perché voi in questa delibera siete costretti ad assumere acriticamente, asetticamente, senza nessuna possibilità di verifica, quello che vi viene detto. Ci sono dei dati stupefacenti. Sapete come si fa a calcolare il valore di 2 farmacie anziché una? Si prende il valore dell'una, dell'altra ci somma. Abbiamo delegato un perito, un esperto per farci dire queste cose? C'è nessuno che abbia provato a valutare le variabili? Cioè il fatto che se ne ho 2 anziché una forse riesco a fare economie di scala, forse se mi servivano 3 dipendenti di qua per farne una o 3 dipendenti di là per farne un'altra, se le metto insieme forse con 5 dipendenti ci cavo le gambe con una turnazione, non lo so. Ma che mi si venga a dire, se una costa 10 e l'altra costa 7, insieme costano 17. Sapete qual è la cosa che mi ha stupefatto di più in tutta questa relazione? Gli 80.000 euro di costo di ristrutturazione, di investimento e di via del prete. Da un lato mi sono detto, ma questi 80.000 euro come li hanno tirati fuori? Cioè questi periti, questi esperti, ha detto ci vogliono 80.000 euro. E se io adesso vi chiedo 80.000 euro, come sono imputate le voci per arrivare a 80.000 euro? Perché qui non c'è scritto. Avete qualche altro documento che noi non abbiamo? Non lo so. Come si arriva a 80.000 euro? Questa è la prima domanda che mi sono fatto. La seconda domanda che mi sono fatta è stata, mazza, poco 80.000 euro, pensavo almeno 200. 80.000 euro non è una cifra che fa tremare le vene dei polsi. Se consideriamo che per mettere il faro all'autostrada ne abbiamo spesi 23, Enrico quanti ne abbiamo spesi per le carte magnetiche? 15. Allora 80.000 euro significa che veramente abbiamo perso 5 anni per provare a rimetterla in riga quella farmacia. Ve lo sta dicendo uno che non ha mai pensato che le farmacie siano un bene invendibile, un tabù assoluto. Dico soltanto, prima di fare le cose dobbiamo ragionare su come le facciamo. Come se quella farmacia fosse la mia, di Filippo Casanti, in persona, direi, aspetta, fammi capire. Quanti soldi mi servono per farla funzionare? N, ce li ho o non ce li ho? 80.000 euro? Io di mio non li ho, ma il Comune Cattolica li ha. Dai, 80.000 euro. Perché non funziona? Ce lo siamo chiesti, l'analisi del perché non funziona la farmacia, va bene, perché la gestisce un soggetto pubblico, il soggetto pubblico è inefficiente, su questo non mi dovete convincere. Però un'analisi vera l'abbiamo fatta,
Ce lo siamo detti? La prossima seduta Gian Piero si dovrà chiedere perché la Polizia Municipale non funziona. E ti ringrazio di aver fissato la seduta preconsigliare del 16. Ti ringrazio di cuore, perché ci aiuterà a capire meglio. Sono ringraziamenti autentici. 80.000 euro non fanno tremare le vene dei polsi, si trovano in un bilancio di 25 milioni di flussi di cassa. Eh? Abbiamo fatto la considerazione, imparo questa sera, che abbiamo soltanto 16.000 euro di utile, di margine di utile sulla farmacia. Però ci siamo provati a chiedere perché da 24 eravamo a 25, mi sembra, salva la contabilità separata di cui non abbiamo ufficialità. Ed sono altri 5 anni che abbiamo perso. Ma se siamo passati da 25 a 16, ci siamo provati a chiedere... 16 di utile e 24 di affitto. No, l'anno scorso il margine di utile mi sembrava fosse superiore ai 16, ma avevamo 50-60 mila euro di utile complessivo, se lo divido per due dovrei fare 25-30, grosso modo. Ci siamo anche... adesso i numeri non ce li ricordiamo tutti, sì. 16.000 euro di utili li ho sentiti, mi sembra averli sentiti dal capogruppo PD. Ci siamo chiesti come mai 16.000 euro? È possibile, la metto come ipotesi, è possibile che abbiamo smaronato i dipendenti delle farmacie talmente tanto che quest'anno hanno lavorato controvoglia? Perché è un anno che noi discutiamo di 5 che li mandiamo via e 5 che li teniamo. E dopo su questo punto torno. È possibile che quella sia una delle spiegazioni? È possibile che un'altra delle spiegazioni sia che abbiamo fatto una viabilità? Non voglio tornare sulla viabilità, ma se la viabilità ha fatto chiudere quante Simona 11 attività in via del Prete, bene, di sicuro la farmacia è una di quelle penalizzate. Sindaco, non dica di no. A parte il fatto che io abito a 50 metri dalla farmacia, lei no. Quindi io vedo il traffico meglio di lei in via del Prete. Le dico che in via del Prete non si passa più. Io non ci passo da un mese in via del Prete. Prima ci passavo quasi tutti i giorni. Adesso ci passo solo per sbaglio. Solo se vado a Misano e devo tornare da Misano, se no ci passo mai. Allora, la viabilità di sicuro ha penalizzato l'attività di via del Prete. Abbiamo mai provato a fare una considerazione del tipo, davanti alla farmacia di via del Prete, che è la nostra, se provassimo a mettere 3 parcheggi, 3 posti auto per far infilare le macchine cash and carry veloci, come si dice? Come dice l'aeroporto Kissen? Non mi ricordo. No. Non possiamo provare a pensare di fare 3 parcheggi lì per valorizzare il nostro bene? Facciamo 3 parcheggi, che sono 3 parcheggi, 3 posti auto. Ci abbiamo mai pensato? No. E tutto chiede 80.000 euro. Io non sono d'accordo sulla chiamata di correo del Consiglio e soprattutto dei consiglieri dissidenti. Faccio l'avvocato e mi sento così, ce l'ho nel sangue di difendere qualcuno. Non me la sento, perché hanno espresso un punto di dissenso che era comune a molti di noi altri consiglieri, noi di serie B. Hanno espresso un punto di dissenso con autonomia, con coraggio, e di tutto questo la Giunta era consapevole, per questo dico che la Giunta è nuda, perché di tutto questo è stata consapevole per tutti questi mesi e nonostante tutto una soluzione questa sera non c'è. E non venite a dirmi che avete provato di cercare di dialogare con noi perché non ci credo. Perché non è vero. Adesso lei sindaco mi smentirà facendomi vedere che ci avete invitato a 20 riunioni e non siamo mai venuti. Però non mi bastano le prove testimoniali. Scherzo. Allora, questo è proprio il fallimento di questa giunta. Questa sera abbiamo perso 5 anni. Avete avuto in 5 anni migliaia di occasioni per riuscire a dialogare con noi. Sì, Anna, le avete avute. Le avete avute. Sì, Anna, le avete avute, non le avete cercate, ma le avete avute. Tante volte, quei 400.000 euro di cui lei parla, 400.000 euro di credit, io sono di quelli che ha alzato la mano, se lo ricorda. E non è stato facile. Però quei 400.000 euro, le abbiamo fatto i complimenti perché di cattiveria ha cercato una transazione, l'ha trovata, meritava di essere fatta, io sono di quelli che ha alzato la mano. Fino pure. E non erano maccheroni che avevamo fatto noi, non li aveva fatti questa maggioranza, ma non li avevamo fatti di sicuro noi, che non esistevamo. Però ci siamo presi la responsabilità, abbiamo portato la croce. Quante volte abbiamo detto, siamo pronti a portare la croce con voi. Quindi non venite a dirci che non abbiamo dato la disponibilità. Avremmo voluto essere ascoltati, quando era ora. E questo era il momento. Questa sera invece, dopo un anno di discussioni di tira e molla,
Arriviamo al dunque con dei valori che non sono suscettibili di essere accertati in nessun modo, che non dicono niente, che non ci danno la consapevolezza di avere dei punti di riferimento validi. Non ce la danno. Questa perizia, non c'è uno straccio di motivazione, non c'è. È tutto ipotetico, lo avevamo già detto a dicembre. Tiziano, ma mi ripeto, se andate a vedere in giro per l'Italia come sono state fatte tante altre perizie, vedrete che sono molto, molto più articolate, analitiche, motivate di questa. Questa è piuttosto esangue, veramente esangue, lo era l'altra e questo è un copia e incolla, grosso modo. C'è qualche sviluppo in più, ma è un copia e incolla. Allora, se avevate una possibilità su 1000, su questa delibera, di provare a fare della nuova politica, l'avete persa malamente. E quando andate a dire a Enrico Del Prete, trionfanti, fa, questa non è una proposta, questo non è... Deve essere dispiaciuto di quello che non si, del fatto che quella non sia una proposta, signor Sindaco, non deve essere contento. Non sembrava prima tanto dispiaciuto, sembrava contento di poter sbattere quel foglio sul tavolo e dire questa non è una proposta. Non ha detto questa non è una proposta. Ah, perché non è una proposta? Ok, scusi. E invece io mi sarei accontentato di una manifestazione di interesse. Se fossi stato il sindaco, avrei comprato un rettangolino sul Sole 24 Ore, nella pagina degli annunci delle aste, avrei scritto, io sono il sindaco di Cattolica e potrei decidere di vendere o affittare la mia farmacia. Qualcuno è interessato? Avrei speso 3-4 mila euro, al posto della perizia dell'MG, così anche Lattanzi è contento, avrei speso quei 3-4 mila euro, che può darsi potrebbero essere anche 7-800 euro e basta. E detto, c'è qualcuno che... Invece qui ne abbiamo contattati 3, di tutti quelli nel mondo che gestiscono le farmacie ne abbiamo contattati 3, io non so chi altri sia stati contattati, però se è stato contattato qualcun altro non ce l'avete detto. E quindi il risultato qual è? Che noi andiamo, che voi cercate di andare a prendere una decisione senza avere il quadro completo, ed è una cosa su cui avevamo insistito moltissimo. Si ricorda che a dicembre dicevo, voi volete prima decidere e poi capire. Noi vorremmo prima capire e poi decidere. Il momento della comprensione era questo. Se lei mi dice che per verificare se c'erano dei soggetti disposti, interessati a fare manifestazioni di interesse, abbiamo fatto soltanto l'incontro di gennaio 2015 con Rivara, Pesci, Murgito. Tutto qui. Le manifestazioni di interesse che abbiamo sollecitato, tutto qui. Se lei avesse dovuto, se quella farmacia fosse stata la sua, non sarebbe andato in giro per mari, per monti, a cercare un acquirente, a spuntare un prezzo? Tutto qui. È triste vedere così una legislatura che subisce una battuta d'arresto così, perché stasera siete cotti e conditi. Sì, stasera è un passaggio cruciale questo qui, è un passaggio cruciale perché ci state dicendo che non siete riusciti a far niente, perché vi mancano le risorse finanziarie. Anche quello è un argomento su cui si è discusso già abbastanza, non voglio tornare sul che cosa avremmo fatto con quei soldi. Ci sta dicendo che alla fine di tutto quello che si sarebbe dovuto fare, che non è manutenzione straordinaria, è manutenzione ordinaria, non siamo riusciti neanche a far quello. E quindi i risultati alla fine che cosa sono? Io vi riconosco che avete asciugato delle guazze importanti. Unicredit, la vittoria nella causa degli swap, una serie di problemi, avete sdoganato la situazione VGS nei limiti in cui era possibile farlo per il Comune di Cattolica, perché poi quella lì non è una proprietà nostra, per cui più di tanto non si può fare, però è stata sbloccata la fideiussione, è stato fatto un asilo, sì, sindaco, cioè. Come Giovanna? È stato ridotto l'indebitamento, vero. È vero, sulle manifestazioni di sindaco possiamo parlare molto, ma signori, noi siamo cattolica, non siamo mica somma vesuviana, con tutto il rispetto, ma siamo cattolica, quindi chi ha governato cattolica dal 1945 ad oggi non è che abbia fatto male, siamo cattolica, ha fatto bene, e anche voi avete fatto bene delle cose, avete esaurito un ciclo. Questa sera la sensazione è fortissima che abbiate esaurito un ciclo, e finisce malamente forse, finisce malamente. Le occasioni le avete perse e noi ci ritroveremo tra 6 o 7 mesi a ridiscutere della moltitudine
della moltitudine di cose da fare. Della moltitudine di cose da fare, e non può bastare come alibi che non siate riusciti a vendere la farmacia. Non può bastare come alibi. Bene, se nessuno vuole intervenire passiamo alla dichiarazione del voto. Ah, scusa, non l'avevo visto, scusami Lorenzo, non l'avevo visto. Prego. Sì, io sarò telegrafico. Io, al contrario del consigliere Casanti, ho sempre nutrito un forte tabù, un forte risentimento su qualunque tentativo di vendita delle farmacie, perché al contrario del consigliere Casanti penso che uno sbaglio di metodo. Questo per puntualizzare. Signor Sindaco, lei prima accennava i 6 milioni di avanzo. In parte sono copertura dei disastri combinati da chi l'ha preceduta, questo è innegabile. In questo il consigliere Casanti invece ha avuto già ragione. Così come lei ha ragione quando chiama alla responsabilità chi oggi non c'è, perché in effetti le è stato dato un mandato. Lei a questo ha risposto. Questo però non toglie che le alternative, ritorno ai 6 milioni, ci sarebbero. Quell'avanzo di bilancio vincolato in parte e per i ridebiti che noi abbiamo per i mutui che abbiamo acceso con Unicredit, più le cause pendenti, altre ce ne sono, in parte la copertura per i cosiddetti famigerati e reiterati nelle relazioni di lattanza i residui attivi, cioè quella quota parte di credito che il Comune deve esigere a vario titolo da diversi soggetti. Voglio ricordarle, vado a memoria e non so, forse sbaglierò la punteggiatura e le virgole, ma nella relazione del professor Farniti addirittura, se non ricordo male, ma il consigliere Lattanzio mi può emendare in qualunque momento e correggere, addirittura la natura dei residui posti in bilancio erano dubbi. Quindi forse avreste dovuto, quando nel 2013 consigliere Lattanzio le presentò le risultanze della sua relazione? Allora, sono passati ormai 2 anni e quindi la ricerca di quei residui e la loro esistenza nel bilancio avrebbe potuto cominciare già da quel momento, se non altro perché una persona terza al di sopra di ogni appartenenza politica, il professor Fanetti, aveva messo in dubbio alcune poste presenti nella voce residui attivi. Addirittura, credo, vado a memoria, che alcuni crediti non siano più esigibili perché i tempi siano stati talmente lunghi che, sì, esatto, stavolta Marco Cecchini mi ha dato l'imbalcata giusta, siano prescritti. Ecco l'alternativa. Ecco, comunque, che concludo, che una soluzione si sarebbe potuta trovare già nelle relazioni del consigliere Lattanzio del 2014-2013, non so quando l'ha pubblicata, mi sembra a novembre o a maggio, fino... Maggio, ecco. E concludo dicendo che personalmente voterò contro. Consigliere Casanti, mi riferivo agli incontri, ai verbali che leggevo di ottobre e di novembre relativamente agli incontri che si erano avuti in commissione dove venivano, io ero a questo che mi riferivo, 2014, sì. Accetto, ma è lì. Ma noi siamo fermi? Noi siamo fermi al 22-12-2014. Aspettate, fermi. Noi siamo fermi da quando questo Consiglio Comunale ha detto alla Giunta di fare il percorso che lei sta criticando e che gli uffici hanno messo in atto, dando a dei consulenti l'analisi di tutte le possibilità che ce le abbiamo. Questo è il risultato. La scelta, ripeto, se si vuole vendere una farmacia, se le si vogliono dare in gestione gli elementi, ci sono tutti. Quindi loro, se si vuole fare un bando, sono tutti bandi in rialzo. Saranno bandi nazionali, pubblici. E lì vedrà l'interesse, quanti ne vengono.
Non è che facciamo la manifestazione di interesse, quelli che sono intervenuti erano quelli che si erano già avvicinati all'amministrazione e agli uffici. Per cui gli è stato detto, bene, dateci degli elementi. Ma sarà, è attraverso la scelta che deve fare questo Consiglio Comunale. Lo ripeto, non c'entra niente la Giunta e non c'entra niente il Sindaco. No, io guardo tutti, là li ho già guardati. Ecco, ma io, ci siete anche voi. Cioè, i consiglieri comunali che dovevano consigliare, cosa fare? È l'insieme di quest'Aula. Quindi, che può dire, bene, non si vende la farmacia, perfetto. Oppure possono dire, quindi devono dire a quel signore là, dico a quel signore là, all'amministrazione, che poi dovrà dire a quel signore là, uno, se mettere in piedi un bando per la vendita di una farmacia, sperando, due, oppure di tutte e due, di due farmacie, con gli elementi che abbiamo, tre, mettere in piedi il bando, da lì con delle valutazioni che sono, saranno secche, nude, crude, che hanno fatto gli advisor, ma quelli sono i numeri. Quelli sono i numeri, che ci piacciono o non ci piacciono. Quindi il resto non... Quindi partendo da quei numeri, che né il sindaco, né nessun consigliere ovviamente, né nessun assessore, e neanche un dirigente si può inventare, ecco, saranno quelli le basi di partenza. Salvo invece quello deliberato, ma può essere anche modificato dal consiglio, nell'ultimo consiglio dove si era detto 1.250.000, vabbè, anche se la valutazione, e fra l'altro volevo rispondere che la differenza di valutazione è perché il primo audit prendeva un triennio, consigliere Lattanzi, il secondo audit aveva la differenza di un triennio, cioè spostato di un anno, quindi che significa che la tendenza, che è una tendenza universale del calo dei fatturati di tutte le farmacie, anche delle private. Ah no, ho capito, no, ho sbagliato io, no, sì. Ho sbagliato l'orario. Chi era Casanti? Non so chi me l'aveva detto prima. No, o del prete, va bene, ritorniamo sempre sul punto, quindi. Una farmacia. Noi abbiamo tutti i dati. Ecco perché abbiamo detto, beh, se noi dobbiamo esprimere una nostra opinione, io esprimo l'opinione che secondo me, se fosse a casa mia, intanto da cittadino, direi al sindaco, per me quella è la più conveniente. Lo dico anche da così, per il mestiere che ho fatto nella mia vita, per le mie valutazioni, io farei quella. Ma io sono uno. Poi c'è l'altra ipotesi. Si parla di darla in gestione, bene. Diciamo, si voti di fare il bando di dare in gestione. In modo che quando andremo in assestamento di bilancio, toglieremo parte di quelle cose di alienazioni, perché... Oh, e il problema del personale, insomma, queste sono tutte cose che riguarderà, dovrà risolvere gli uffici. Perché non è né il sindaco né gli assessori che fanno i dirigenti. Terzo, non facciamo niente. Queste sono le tre soluzioni. Terzo, continuiamo a gestirla così come adesso. Ma tirare fuori 80.000 euro, consigliere Casanti, quando sarà amministratore lei, ci penserà lei. Perché io ho 80.000 euro semplicemente per mettere a posto dei banconi, ecco, non fa parte di questo, cioè, non li abbiamo. Non stiamo a dirci, li continuiamo a gestire. Trovate gli 80.000 euro. Dopodiché il personale sistemate, vedete di sistemare anche
i contratti col personale. Vedete come siamo messi anche con le capienze future. Tanto sforzo che è stato fatto per riduzione. Vedete poi dopo il personale, un infermiere, cioè un farmacista, qualora doveste aver bisogno di spostarlo da un'altra parte per fare, per andare a coprire degli altri buchi, quel personale lì, come farete? Ma sono convinto e sono sicuro che nella vostra avete già individuato la soluzione che nei tecnici, io certamente non sono all'altezza, nemmeno gli assessori, però probabilmente, e mi sarebbe piaciuto che allora qualcuno fosse venuto per il bene della città, no? Anche se non chiamato volontariamente, a dire: guarda sindaco, ciò io l'avrei la soluzione. Ecco, adesso finisco. No, io non faccio basta, perché ne ho sentiti di tutti i colori. Ah, scusa. No, ho sbagliato, scusa. No, però dopo direi anche di finirla. Ecco. Allora, bene, diamo la replica al signor Casanti. Velocissimamente, sindaco, per sua informazione, tutti noi consiglieri siamo amministratori, tutti, dal primo all'ultimo, quindi non vale dire quando sarete amministratori, quando saremo in maggioranza, se saremo, decideremo, siamo amministratori, facciamo rispettarci, sembra lei sia amministratore, noi è vero che siamo dei pupetti che non decidiamo, però. Secondo, sindaco, perché non ci vuole snocciolare, facciamo arrabbiare del corso, perché non ci vuole snocciolare gli 80.000 euro come sono suddivisi? Forza. Gli 80.000 euro di investimento che servono per la farmacia, come sono suddivisi? Lo sappiamo o non lo sappiamo? No, non è una provocazione, perché se 80.000 euro non sono una cifra che mette paura, e se noi andiamo a riconcordare il canone di locazione, tiriamo giù 10.000 euro come se niente fosse, sono già 70. E se mettiamo tre parcheggi auto, sono altri 10.000 euro di incassi in più minimo all'anno, e non ci costano tanto tre posti auto lì. Quindi, costruire tre posti auto, a costruirli quanto ci mettiamo? Smontare un po' il marciapiede e fare tre posti auto. Quanto ce l'hai vuola lì davanti? Quanto ci mettiamo? Ma non sarà meglio spostarla da lì? Se ne fosse mia. Ah, va bene. Sindaco, è lei l'amministratore. Perché non si fa la proposta e ne ragioniamo? Ma sulla base di quale progetto, sindaco, se non c'è un progetto in mano, come fa a dire ci rimettiamo i soldi? Ma allora, scusi sindaco, se è vero che ci rimettiamo i soldi non ce la compra nessuno. Ho finito, Presidente, per la gioia di... Bene, diamo la parola alla piccione Giovanna. Sì. Ma era per una precisazione relativamente all'intervento che aveva fatto prima Casanti, e quando si chiedeva come mai e quali potevano essere i motivi, insomma, che le farmacie comunali, insomma, hanno questa diminuzione costante di fatturato rispetto invece alle altre farmacie. Allora io vorrei ricordare che ci sono tre elementi fondamentali che contraddistinguono gli obblighi che hanno le farmacie comunali rispetto alle altre. Vorrei ricordarvi, perché comunque mi sembra che ne avessimo parlato, prima di tutto perché le farmacie, noi comunali, devono ricorrere all'acquisto delle centrali uniche di acquisto, e quindi questo ovviamente non permette alcuna capacità contrattuale, perché non si può andare dal miglior offerente, e siamo obbligati ad acquistare a quei prezzi a cui siamo obbligati. Le altre invece vanno dal miglior offerente, non è cosa da poco. L'altra questione è che non è di secondaria importanza, Filippo, è che noi siamo obbligati a pagare le nostre merci a 30 giorni quando gli altri le possono pagare a 6 mesi. Non è cosa da poco, anche questa, chi ha un'attività capisce la differenza di pagare a 30 giorni o a 6 mesi.
L'altra questione sono, lo sappiamo, le istituzioni delle parafarmacie, e insomma, sono tre o quattro elementi non di poco conto. Tutto qui. Volevo ricordare queste tre importanti, insomma, condizioni penalizzanti. Ecco. Bene, diamo la parola ad Anna Sanchi. Lo sapevo che vi avrei stupito. Non entro nel merito del discorso delle farmacie perché facendo parte della giunta è evidente il mio pensiero, però voglio chiarire quando è stato detto cosa non avete fatto niente e con quei soldi che c'erano cosa avete fatto. Ci tengo a precisare che prima di tutto, siccome purtroppo i servizi che sono di mia competenza sono quelli dove il comune, la città spende, difficilmente rientrano quei soldi che spende, ma danno servizio e qualità alla vita dei cittadini. Allora ci tengo a precisare che non è stato chiuso nessun servizio, né culto, non mi interessa Riccione, io non sto facendo il paragone con Riccione. Non faccio il paragone con Riccione perché Riccione lo sanno loro ed il ministro, io parlo di Cattolica. Allora, io posso dire che allora noi, confronto a Riccione, per esempio, paghiamo e diamo a tutti i nostri bambini, alunni con handicap, le ore di sostegno degli educatori al 100%, e gli unici due comuni della provincia di Rimini che lo fanno sono il comune di Cattolica e il comune di San Giovanni. Questo lo dico, lo do proprio per certo perché è il mio lavoro. Allora, quindi, non sto facendo un paragone con Riccione, cosa mi frega di Riccione? Ci tengo a sottolineare che però tutti i servizi che la nostra città ha di tipo culturale e scolastico sono stati mantenuti al 100% al di là della costruzione della nuova scuola. Certo, la nostra scelta politica è stata quella di mantenere dei servizi fondamentali per la città, che hanno dei costi, e queste sono scelte veramente politiche. Molto di più, scusatemi, della viabilità e di altro. Grazie. Bene. Facciamo una dichiarazione di voto per la vendita delle farmacie. Votazione. Della farmacia. Si è capito che si vota per la vendita della farmacia di via del Prete, no? Perciò voti favorevoli? 6 voti favorevoli della maggioranza. Voti contrari? 7 voti contrari della minoranza. La vendita della farmacia quindi non è approvata. Andiamo al punto 4, mozione istituzione del registro delle dichiarazioni. Delle dichiarazioni anticipate di trattamenti sanitari, proponente è del prete. Grazie Presidente. Visto che siamo tutti stanchi, io, siccome ne avevamo discusso già nel Consiglio, due consigli fa, propongo al Consiglio Comunale, do per letto e per acquisito tutto quello che è la mia proposta sul quello che in parole povere si chiama testamento biologico e propongo che si vada subito al voto. Grazie. Bene, se nessuno vuole intervenire andiamo subito al voto. Voti favorevoli? Favorevole la maggioranza, Enrico Del Prete, 8 favorevoli con 8. Sì.
8 favorevoli, con Casanti, Lattanzio e Enrico Del Prete. Contrari? 9 allora con Lattanzio. Favorevoli, aspetta. 6 più... Favorevoli 6 della maggioranza più 4 della, 3 della minoranza. 6 tra 9. Contrari? 4. Nessuno. Ma loro non hanno votato. Astenuti 4 loro, no? Bene.